internazionale per un istituto di diritto internazionale come il nostro, il tema assume un'importanza, diciamo così, anche di tipo scientifico. Peraltro, insomma, è questa una situazione che fa temere che l'architettura istituzionale messa a punto con la creazione delle Nazioni Unite nel secondo dopoguerra possa essere completamente travolta da questa situazione che stiamo vivendo, con esiti indubbiamente tragici per ciascuno di noi e per tutti, appunto, gli esseri umani che abitano questo pianeta. Quindi è un momento questo estremamente grave. La famosa lancetta che messa a punto dagli scienziati che si occupano di questi temi legati alla guerra nucleare, mi pare che segni attualmente 100 secondi da mezzanotte, quindi 100 secondi è un po' meno di 2 minuti, quindi il momento è estremamente grave. Ecco, abbiamo vari ospiti qui per trattare questo tema di importanza così fondamentale, quindi io la mia l'introduzione sarà come di consueto molto stringata. Mi limiterò a dire che c'è una lettura possibile che, se vogliamo, va per la maggiore sui mass media, sui mezzi di comunicazione di massa, che in termini un po' banalizzati è più o meno la seguente: siamo di fronte a un pazzo. Siamo di fronte a una persona malata, probabilmente malata di mente, ma malata anche dal punto di vista, insomma, della sua salute fisica, e quindi siamo praticamente in mano a questo pazzo, non so bene dove andremo a finire, dove ci porterà. Bene, questa lettura, a mio avviso, è estremamente limitata e fuorviante. Ovviamente i fattori personali hanno la loro importanza nell'ambito della storia, ma se vogliamo provare a fare un'analisi che offra anche delle vie d'uscita da questa situazione estremamente difficile e angosciosa che stiamo vivendo, dobbiamo andare un po' alle radici dei problemi. Allora, ovviamente noi, come studiosi di diritto internazionale, siamo consapevoli che l'invasione russa dell'Ucraina costituisce una gravissima violazione del diritto internazionale, come ha ribadito ieri la Corte internazionale di giustizia a grande maggioranza e pochi giorni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, anch'essa è una maggioranza abbastanza ampia. Ma constatare la violazione, perché l'aggressione, e di aggressione si tratta, costituisce ovviamente una violazione grave del diritto internazionale, non esaurisce il discorso. Bisogna, scusate, spegnete l'audio se no abbiamo problemi di trasmissione. Chi è che c'ha l'audio ancora prima? No, forse Anna c'ha l'audio e Luciana. Allora, spegnete l'audio così sentiamo meglio. Dicevo, bisogna andare alle radici di questa situazione, e parlando di radici dobbiamo evocare due temi che sono diventati tabù. Sono costati, solo aver accennato a questi temi è costato il posto al corrispondente della RAI da Mosca, e mi pare è costato il posto anche a un brillante accademico della LUISS. Quindi i temi però li dobbiamo tirare fuori, perché sono temi che hanno un'importanza. Luciana, dovresti chiudere il microfono, per favore. Luciana Castellina, chiudi il tuo microfono, se no. Chiudi il microfono, Luciana. Ecco. Devi chiudere il microfono, Luciana, devi fare clic sul microfono, disattivare l'audio. Ok. Allora, dicevamo, questi due temi invece vanno tirati fuori. Adesso non so se questo mi costerà il posto di direttore dell'Istituto Studi del CNR, spero di no, insomma.
E comunque non me ne frega niente, ma i temi che vanno tirati fuori, perché sono temi ai quali bisogna dare una risposta, sono i temi dell'estensione della NATO verso est e della, lo status dei cittadini dell'Ucraina che vivono in determinate zone dell'Ucraina, una delle quali ormai è stata annessa, almeno ormai da tempo all'Ucraina, che è la Crimea, l'altra dove si sono costituite delle repubbliche cosiddette secessionistiche, è il Donbass. Ma c'è un problema, diciamo così, di status dei russofoni che vivono in Ucraina. Ecco, secondo me dare una risposta a questi due temi è la chiave per arrivare a una soluzione pacifica di questo conflitto, che deve comportare ovviamente il ritiro delle truppe russe nei loro confini e prima ancora il cessate il fuoco. Ora, abbiamo appreso ieri dal Financial Times che c'è una bozza d'accordo in 15 punti, quindi c'è stato un momento di ottimismo ieri, subito spento questo ottimismo da una dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: ma quella bozza praticamente è la bozza delle richieste russe, quindi noi su questa bozza, quella bozza ancora non abbiamo dato un assenso e chissà se lo daremo. Quindi è un po' una doccia scozzese questa alla quale siamo sottoposti. Oggi lo stesso Zelensky ha detto invece che i negoziati procedono e che probabilmente quello che a lui interessa e che all'Ucraina interessa è che ci sia un rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del paese. Ci sono poi una serie di ipotesi che riguardano appunto la neutralizzazione dell'Ucraina, che non è, come dire, un fatto degradante. Un Stato neutralizzato, ci sono varie ipotesi storicamente esistenti che riguardano oggi, i giornali ricordavano i precedenti, per esempio, dell'Austria e della Svezia. Probabilmente una neutralizzazione dell'Ucraina e una garanzia appunto che l'Ucraina non entri nella NATO potrebbe costituire una via d'uscita a questa situazione pericolosissima. Uno dei due punti, insomma, da risolvere per dare una via d'uscita a questa situazione pericolosissima che stiamo vivendo. Ricordo a questo proposito una cosa che disse George Frost Cannon nel 1997 in un'intervista al New York Times. George Frost Cannon, per chi non lo conosce, è uno studioso statunitense di orientamento sicuramente conservatore, consigliere dei governi dell'epoca. Nel 1997 George Frost Cannon disse le seguenti parole, che voglio ripetere perché secondo me sono profetiche, sono molto importanti ascoltarle in una situazione come quella che stiamo vivendo. L'allargamento a est dell'Alleanza Atlantica fino ai confini della Russia si potrebbe trasformare nell'errore più fatale della politica americana dalla fine della Guerra Fredda. Questa decisione susciterà tendenze nazionaliste e militariste anti-occidentali nell'opinione pubblica russa, potrà avere un effetto avverso sullo sviluppo della democrazia russa, ripristinare l'atmosfera della guerra fredda nelle relazioni a ovest e spingere la politica estera russa in direzione contraria a quella che vogliamo. Questo è quanto disse. Mi parlano parole, ripeto, abbastanza profetiche. Le disse George Frost Cannon in un'intervista al New York Times che rilasciò nel 1997, quindi 25 anni fa. L'altro nodo è quello del Donbass. Su quello ci sono un'ipotesi negoziale che sono gli accordi di Minsk, sui quali però non si è mai arrivati a un accordo effettivo fra le parti. Ecco, io chiudo qui questa breve premessa, limitandomi a indicare il fatto che una situazione come questa richiede un approccio
di tipo interdisciplinare, quindi ovviamente non è una questione da giuristi, è una questione che richiede l'impegno di giuristi, di politologi, di economisti e una serie di competenze. Ecco perché anche il panel di oggi, oltre a essere estremamente numeroso, abbiamo ben 8 interventi, tutti molto qualificati, ha anche questo tipo di caratterizzazione multidisciplinare, che fra l'altro appunto caratterizza sempre di più, fortunatamente, l'approccio di un ente come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che fra le altre cose dovrebbe cominciare a occuparsi seriamente di due questioni che emergono con forza da questa situazione della guerra in Ucraina. Primo, i conflitti, come prevenire i conflitti e come risolverli una volta che scoppino. Secondo, un altro tema sul quale pure dal quale ci stiamo dedicando, per la verità, da un po' di tempo, è quello della gestione dei flussi migratori e dei rifugiati. Ecco, ovviamente ci sarebbero tante altre cose da dire, ma ho parlato fin troppo, quindi vi presento brevemente il nostro panel di oggi, nell'ordine che seguiremo. Il primo che interverrà è Pasquale Desena, che è professore di diritto internazionale all'Università di Palermo, nonché presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. Abbiamo poi Luciana Castellina, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e che è per così dire, un pezzo di storia, della migliore storia del nostro paese, dell'Europa e del mondo, e che è qui anche in qualità di presidente onoraria dell'ARCI. Avremo poi Domenico Gallo, magistrato e fondatore, insieme ad altri come Raniero Lavalle e Luigi Ferraioli, di una importante iniziativa che si chiama Costituente Terra, alla quale fra l'altro abbiamo dedicato un webinar qualche tempo fa. Abbiamo poi Giulia Rossolillo, che è professoressa ordinaria di diritto dell'Unione Europea all'Università di Pavia. Abbiamo Anna Simone, che è docente di sociologia del diritto della politica al Dipartimento di Scienze Politiche di Roma 3, nonché esponente di un network che si è creato, mi pare, ma poi ce lo spiegherà meglio lei, proprio in connessione a questi recenti fatti dell'Ucraina, che si chiama sociologia di posizione, ma forse invece esisteva anche da prima. Comunque, poi abbiamo Laura Mazza, che è consigliera diplomatica di un movimento come Uniti per Unire, molto attivo al momento anche nella solidarietà con i rifugiati che arrivano dall'Ucraina. Abbiamo Maurizio Vezzosi, analista geopolitico specializzato nelle questioni appunto relative all'ex Unione Sovietica, in particolare le questioni dell'Ucraina, che collabora con la rivista Limes e altre pubblicazioni di geopolitica, di questioni politiche internazionali. E infine abbiamo Pino Arlacchi, che è un sociologo che ha ricoperto una serie di importanti ruoli all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Pino è stato vice segretario delle Nazioni Unite e appunto ha ricoperto vari ruoli importanti all'interno di questa organizzazione che oggi appunto vediamo alle prese con la crisi ucraina, quindi anche questa questione delle Nazioni Unite ovviamente assume un'importanza particolare nel contesto delle nostre discussioni. Ecco, io vi ho presentato molto rapidamente, poi magari aggiungerete voi altre cose che valgano a caratterizzare meglio il vostro approccio. Comunque, ripeto, l'approccio è multidisciplinare e intendiamo dare voce a varie visioni di questa problematica in modo tale da aggiungere a una prospettare delle soluzioni per quello che insomma contiamo, possiamo dire, ma insomma è importante che ci siano delle prese di posizione ispirate a una profonda razionalità e all'esigenza di preservare in un momento drammatico come questo il bene fondamentale
della pace. Quindi ciò detto, lascio la parola a Pasquale De Sena per il primo intervento. Grazie di avermi invitato. Io parlo qui, ancorché sia presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale, solo come Pasquale De Sena, direi studioso di diritto internazionale e cittadino. La società non c'entra niente. Quello che dico è quello che penso io, direi ancora prima come soggetto politico che come studioso. Questo evento presenta l'invasione russa dell'Ucraina, presenta una portata che va ben al di là di quella che secondo il diritto internazionale vigente si definisce aggressione. Questo è sicuramente vero, diciamo, quello che è stato detto ampiamente sui mezzi di comunicazione di massa, che è stato urlato da alcune società di settore, non la mia per la verità, in Europa, è vero, ma non esaurisce anche dal punto di vista giuridico la portata di questo evento. Perché non la esaurisce? Perché vedete, noi di aggressioni ne abbiamo viste altre. Per esempio, secondo alcuni, era aggressione anche quella compiuta dagli Stati Uniti verso l'Iraq nel 2003. Secondo altri, ricordo Bernardini, tra di noi, Aldo Bernardini, addirittura l'intervento in Jugoslavia, questo mi trova meno d'accordo per la verità. Il punto è che questa aggressione presenta i caratteri di un'operazione volta a destrutturare gli equilibri costituzionali della comunità internazionale, dell'ordinamento internazionale. Da cosa si desume questo? Si desume innanzitutto questo dalla contestualizzazione dell'intervento. L'intervento è stato diciamo immediatamente accompagnato da una dichiarazione del presidente russo, completamente sballata dal punto di vista tecnico-giuridico, ma significativa nella direzione che io sto cercando di tracciare, perché allude a, chiaramente, a una fine dell'equilibrio sostanzialmente unipolare determinatosi tanto nell'ordine politico internazionale quanto nell'ordine giuridico, e dirò poi brevissimamente perché, a seguito della caduta dei blocchi. Inoltre lo si deduce da una dichiarazione congiunta rilasciata solo 20 giorni prima dell'intervento, e cioè il 4 febbraio, da Putin e Xi Jinping, perlomeno da questi due atti. In questa dichiarazione che io ho qui sotto mano e che è facilmente scaricabile dal sito del China Aerospace Institute, che è una vera e propria, come dire, dichiarazione programmatica, sia Xi che Putin mettono in evidenza la necessità non di superare a tensione l'Organizzazione delle Nazioni Unite e neppure il divieto dell'uso della forza, ma di superare a la concezione dei diritti umani così come declinatasi in Occidente, anche ad opera delle Nazioni Unite per la verità, a partire dalla caduta dei blocchi, b la necessità di superare la nozione, diciamo, di democrazia associabile a questi sviluppi, c l'esigenza di superare la nozione di sicurezza internazionale associata a questi altri due concetti. Nel capo terzo di questa dichiarazione si fa espresso riferimento alla necessità che siano tutelati gli spazi immediatamente vicini. Si tratta di un'espressione che ricorre molto nei documenti prodotti dalla dirigenza politica russa degli ultimi anni,
comuni a Cina e Russia, ma si capisce immediatamente dopo, dall'accenno fatto nello stesso capo dello stesso documento, che in realtà si tratta anche degli spazi vicini, semplicemente vicini a uno dei due paesi, perché si condanna l'espansione dell'NATO. Questo è il primo indice del fatto che non si tratta di una semplice aggressione, ma di un evento che perlomeno nei suoi intenti ha quello di sovvertire l'ordine, ripeto, politico e giuridico internazionale, seguito alla caduta dei blocchi. Ma, e qui vengo al secondo punto, questa circostanza tende a essere confermata anche dalla reazione occidentale, paradossalmente. Perché? Perché non si è mai visto un simile arsenale di sanzioni ingegnato nei confronti di uno Stato che abbia commesso un'aggressione. Guardate bene, non si tratta qui tanto e solo del fatto, e qui i giuristi presenti possono comprendermi naturalmente più di altri, del definitivo sdoganamento dell'adozione di sanzioni al di fuori del sistema delle Nazioni Unite. Non si tratta di questo, tra l'altro è anche in qualche modo stato accettato dai destinatari delle sanzioni, perché se è vero che Cina e Russia a più riprese hanno contestato il contenuto delle sanzioni, non ne hanno contestato il titolo, se si fa attenzione. Il problema è un altro, è che purtroppo è stato enunciato nei suoi termini corretti da Putin in una delle sue dichiarazioni. Dico purtroppo perché si tratta di un autocrate liberale ed antidemocratico. E cioè che il complesso delle misure scatenate, a prescindere dalla loro configurazione tecnico-giuridica in quanto misure singolarmente prese, configura una vera e propria azione complessiva obiettivamente capace di porre in discussione l'esistenza del sistema economico e sociale russo e quindi anche del suo sistema politico. Ora, se si misurasse questo tipo di reazione con le categorie tipiche che presiedono alla misurazione dei criteri che le contromisure debbono presentare, probabilmente noi saremmo indotti a concludere che queste misure sono sproporzionate. E perché sono sproporzionate? Perché lungi dal limitarsi a impedire il finanziamento della guerra, per il tramite, diciamo, dell'impiego di risorse finanziarie da parte della Russia, in realtà sono in grado di metterla in ginocchio. Il default, di cui si è detto e che forse non si è verificato oggi, ma probabilmente è destinato a verificarsi di qui a poco, ed è stato pronosticato perlomeno da un paio di agenzie di rating occidentali, ne è una controprova. Inutile dire che queste sanzioni, a differenza di quelle che si dirigono nei confronti della dirigenza russa e dei cosiddetti oligarchi, sono in grado di provocare gravi situazioni di disagio anche alla popolazione civile russa. Terzo punto, che ci si trovi di fronte ad una guerra extra ordine, cioè a qualche cosa che riecheggia la definizione celebre data da giuristi del calibro di Rolando Quadri e Giorgio Balladore Pallieri, a forme di guerra intese a sovvertire, perlomeno intese a sovvertire l'ordine giuridico ad esse preesistenti, risulta anche da un'altra circostanza, cioè dal costante orientamento, dalla costante tendenza a sconfinare dai propri limiti delle stesse giurisdizioni internazionali coinvolte. E qui io chiudo, diciamo, che il mio intervento vuole essere solo una, diciamo, messa a punto di qualche tema di dibattito, niente più di questo. Vedete, ieri la Corte Internazionale di Giustizia, con una decisione che oserei dire senza precedenti, ha accolto la richiesta di misure cautelari avanzata dall'Ucraina contro la Russia, consistente nella, diciamo, immediata sospensione delle azioni militari da parte russa, facendo una interpretazione senz'altro plausibile,
non direi che è del tutto assurda, ma chiaramente orientata, della Convenzione sul genocidio. E l'ha fatta, direi, innanzitutto ponendo, a differenza di quanto ha fatto nella sua giurisprudenza precedente, non in casi simili, ma in casi analogamente riguardanti violazioni gravissime dei diritti dell'uomo, per esempio il caso del genocidio del 2007 sul territorio serbo-bosniaco, collocando la Convenzione del genocidio all'interno del sistema della Carta delle Nazioni Unite, richiamando espressamente la Carta, dove naturalmente la base giuridica della sua decisione non era la Carta, ma solo ed esclusivamente la Convenzione sul genocidio. E poi, inventandosi in qualche modo un diritto plausibile, ricavato dalla Convenzione sul genocidio, quale quello a non essere soggetto a un falso, una falsa accusa di genocidio e a non essere per questo soggetti alle operazioni militari di un altro Stato sul proprio territorio, sulla base di un eclatante abuso dell'articolo 1 della Convenzione sul genocidio. Ora, ricavare, per chi conosca la Convenzione sul genocidio, da un articolo che si limita a denunciare la definizione del genocidio, un obbligo di una simile portata, è possibile, ma è certo un fatto abbastanza singolare. D'altronde, lo stesso procuratore della Corte Penale Internazionale, ha avviato un'inchiesta sulle violazioni del diritto di guerra, quindi sui crimini di guerra commessi sul territorio ucraino, badate bene, lui stesso, chiaramente esorbitando dalle sue funzioni tipiche, finora rigorosamente oggetto di rispetto, lui stesso incitato gli stati che si sono poi prodotti in numero di 35 effettuare il referral ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e quindi a denunciare la situazione di violazione del diritto di guerra, di tale violazione del diritto di guerra in corso sul territorio ucraino. Insomma, c'è il dubbio che anche queste istanze giurisdizionali, più che effettuare atti di tipo giurisdizionale, compartecipino alla complessiva reazione occidentale nei confronti della Repubblica russa, della Federazione russa. Tutto questo conferma, a mio avviso, la natura extraordinem di quello che si sta verificando dall'una e dall'altra sponda, per così dire, del conflitto e l'esigenza, purtroppo poco avvertita, partire dai giuristi, che a mio avviso sono parte del problema, di immaginare soluzioni di uscita da questo conflitto, soluzioni che non passano oggi, perlomeno, a mio sommesso avviso, dal richiamo a principi di diritto, ma da una decisa riscoperta della dimensione politica, che è esattamente quella che invece è la cui sottovalutazione, la cui sterilizzazione, qui mi fermo, ha condotto, secondo me, soprattutto per quel che riguarda la parte occidentale, a questa situazione. Grazie. Grazie Pasquale per la tua analisi molto ampia che io personalmente condivido, nel senso che giustamente hai messo l'accento sul contesto internazionale più generale che ha prodotto questa situazione. Per citare Gramsci, diremo che siamo in uno di quei momenti nei quali il vecchio è morto, ma il nuovo ancora non emerge e quindi, come diceva lo stesso Gramsci, questi sono i momenti più pericolosi, quindi questo nuovo dovrebbe emergere con un po' più di sollecitudine, dovremmo riuscire a farlo emergere. Giustamente hai sottolineato a questo scopo la centralità dei nodi politici della situazione, appunto perché il diritto, diciamo così, dal punto di vista della dinamica dell'ordinamento non è sempre lo strumento più indicato.
anche se ovviamente svolge a sua volta una funzione. Ecco, allora mi pare che a questo punto, con queste parole, possiamo dare la parola a Luciana Castellina. Prego, Luciana. Ma io vorrei tornare alla domanda, al titolo di questa discussione, che è, mi pare, che fare? Perché questa è l'urgenza in questo momento. E che fare è fermare la guerra, che vuol dire fermare Putin in questo momento, perché la guerra l'ha scatenata lui nel modo più incredibile, anche con tutti gli elementi di assurdità che ci sono. Fra l'altro una guerra totalmente anomala, perché non si è mai vista una guerriglia fatta con i carri armati. Cioè da una parte c'è una guerriglia cittadina e dall'altra ci sono i carri armati che si muovono come se fossero una guerriglia, non come se fossero dei carri armati. Se fossero dei carri armati entrerebbero spianando. Non lo fanno e dall'altra parte c'è una guerriglia anomala. Insomma, quindi è un tipo di guerra nel quale si trovano di fronte che senza precedenti. Io non ho mai visto una cosa di questo genere, francamente. Ecco, però io penso che la cosa principale è dire dobbiamo in questo momento fermare la guerra. Quale che sia il nostro parere sulle colpe e sulle responsabilità. In questo sono totalmente d'accordo con Papa Francesco quando dice siamo in un'epoca nella quale non si possono combattere neppure le guerre giuste. E quindi mi interessa meno dire chi c'ha torto e c'ha ragione, perché bisogna fermare la guerra. Hanno torto tutti quelli che pensano che se ne possa uscire con una vittoria militare da una parte o dall'altra, o con una vittoria politica che rischia sempre di finire in una deflagrazione. È tanto più difficile definire. Quindi la prima cosa che voglio dire è che tutte le forze che ci abbiamo, io credo che vadano impegnate a disincentivare l'escalation militare, che è pericolosissima, perché sappiamo bene che il nucleare anche non è più fatto di grandi bombe di cui il grilletto ce l'aveva un presidente che per matto che fosse sempre più responsabile, perché oggi il nucleare è insito nelle armi anche di piccolo taglio, può essere provocata tanto più se si svolge su un territorio che sembra un bosco di centrali nucleari, può essere scatenata da qualsiasi cosa. Teniamo conto che l'Ucraina non è solo in questo momento popolata da ucraini, ma è popolata da tutti i possibili foreign fighters, mercenari, cioè una situazione pericolosissima da tutti questi punti di vista, fuori dall'irrazionale, e che quindi fermarlo è la cosa più possibile. Quindi, prima cosa, non serve dare le armi. Serve solo ad un massacro ulteriore di ragazzi ucraini, che io capisco benissimo che dicano vogliamo le armi, perché questo fa parte anche di un istinto naturale, e che però è cosa ben diversa, lo capisco se lo dicono loro, capisco meno, anzi giudico totalmente irresponsabile che dei personaggi che sono responsabili perché hanno delle cariche di governo, quindi hanno una responsabilità verso la popolazione, pensino che siamo ancora all'epoca delle guerre dei martiri di Belfiore e che li mandiamo lì come erano 300, erano giovani e forti e sono morti, perché adesso un tipo di guerra di tipo risorgimentale fatta con l'eroismo di pochi è un pericolo per tutta l'umanità. A Sapri ne morirono 300, qui si rischia che per l'azione di 300 che muoiono di sicuro ne muoiano miliardi. Quindi lo dico perché le decisioni del governo che sono state prese ancora ieri di triplicare la spesa militare mi paiono veramente una follia. Abbiamo a che fare con personaggi del tutto improbabili, oltretutto, non solo Putin, perché tu citavi prima George Kennan, che dice una cosa ragionevole a questo proposito, però non mi posso scordare che George Kennan è quello che nel 1948, poco prima delle elezioni del 18 aprile, consigliò all'allora presidente americano che a sua volta suggerendogli di consigliare a De Gasperi, primo ministro italiano,
di mettere fuori legge il Partito Comunista, perché questo avrebbe provocato la guerra civile e consentito, la cosa che gli pareva molto importante, il reingresso delle forze militari americane in Italia. Allora capite che abbiamo a che fare con anche tutta una serie di personaggi che sono, delle quali, come dire, fidarsi è difficile, quindi siamo su un terreno molto complicato. Allora, cosa vuol dire? Che cosa c'è dietro a questa situazione in questo momento? Cosa vuol dire fermare le armi? Vuol dire non dare le armi e impegnarsi fino in fondo nell'ottenere il cessate il fuoco. Che io credo che se si prende sul serio il negoziato, perlomeno per il cessate il fuoco, forse è persino una cosa ottenibile, ma non si può aprire un negoziato e poi dire voglio deferire quello con cui devo fare il negoziato al tribunale dell'AIA come criminale di guerra. Bisogna scegliere una strada che o si crede nell'una cosa o nell'altra. In questo caso si vuole fare il negoziato, bisogna fare un negoziato serio. E poi il giudizio su Putin lo daremo dopo, ma intanto bisogna cessare la guerra. Cosa è che rende difficile questa cosa? Io non credo che siamo, come diceva Gramsci, il vecchio sta morendo ma non è ancora nato il nuovo. Siamo in una situazione in cui non si è mai preso realmente atto che il disegno, diciamo, del mondo quale era uscito dalla fine della Guerra Fredda, che è stato un evento non di poco, non è mai stato affrontato. Perché l'89, il 90, insomma gli anni in cui si poteva ridisegnare il mondo, non è mai stato neanche tentato e si è lasciato alle forze più internazionali al caso, non c'è mai stata consapevolezza, eccetera. Io credo che la cosa più grave che sia avvenuta in questi anni è la totale disattenzione della politica da questo problema, che è un problema decisivo. È difficile operare, muoversi se non si è in qualche modo un disegno di quello che doveva essere l'equilibrio da ridisegnare dopo la guerra mondiale. E che tanta poca attenzione sia stata avanzata rispetto a come si stava disegnando, perché è stato disegnato nel peggiore dei modi possibili, e cioè non era finita neppure la guerra fredda che si era ricominciata un'altra, perché tutta la politica europea. Allora, torniamo indietro di un passo. Prima di tutti, pensare che l'uomo, come dire, del disegno occidentale che poteva contribuire a ridisegnare in un modo decente il mondo potesse essere Yeltsin, che è il padre di Putin, perché il potere di Putin deriva tutto da una arrogante e personale decisione di Yeltsin. Yeltsin, che è uno che aveva bombardato il proprio Parlamento perché faceva delle risoluzioni che non gli piacevano e che quindi ha, come dire, portato subito allo sbando un grande paese che usciva da un trauma non di poco, e beh, potesse essere in qualche modo appoggiato coscientemente, come è stato appoggiato per far parte del disegno del disegno del mondo. Si sarebbe dovuto, la prima cosa da fare era andare a un negoziato con Gorbaciov, non trovare il modo di stigare un colpo di Stato contro Gorbaciov e far passare un personaggio come Yeltsin, il quale con tutta naturalezza ha passato le sue responsabilità dando un potere assoluto a Putin. Quindi già in quel fatto, già nel modo come si è affrontata la vicenda sovietica, del passaggio fra l'Unione Sovietica e la Russia, c'è un'intenzione che andava completamente nella direzione opposta e non si è lasciato completamente fare. Dopodiché si è perseguita una linea che era quella di ristabilire un muro fra l'Europa, l'Occidente, fra l'Occidente e l'Est europeo, che uno c'è da domandarsi: ma perché lo avete fatto? Perché avete pensato che anziché coinvolgere la Russia in una rete di cooperazione europea, come sarebbe stato naturale,
che l'Unione Europea avrebbe dovuto aiutare la crescita di una rete di collaborazione, non dico doveva far entrare l'Unione Sovietica, la Russia oramai nell'Unione Europea, ma certo coinvolgere in una rete di inclusiva, di collaborazione economica, culturale e così via. E invece perché sono andati a una visione dell'allargamento dell'Unione Europea che era già tutta militare, già tutta fatta promuovendo e aiutando la promozione di gruppi che erano, per quanto riguarda la Russia, gli oligarchi, e per quanto riguarda il resto d'Europa, gruppi che avevano interessi che non avevano niente a che fare con gli interessi di ricostruzione di un mondo pacificato. E questo è quello che è successo passo dopo passo, tant'è vero che siamo passati da 7, 8, quanti erano i paesi NATO, a 30 paesi NATO, una cifra incredibile, che mano a mano sono stati quelli che hanno accerchiato la Russia, provocando e facendo crescere la popolarità di Putin, perché Putin è nato e cresciuto sulla popolarità che è nata dalla frustrazione legittima della Russia rispetto a questa idea del mondo. Perché la fa? Perché stava emergendo un problema più grosso, che è il problema di chi aveva l'egemonia, l'Occidente oppure questa Asia che stava crescendo. Io credo che questo è il problema fondamentale oggi, quello che non si risolve è questo. L'Occidente deve accettare, se vuole partecipare a un disegno pacifico, a pensare che la sua assoluta, arrogante egemonia è finita, perché questo è tutto il punto che rende la cosa caotica. È finita perché non sono più i padroni del mondo, perché se si ragiona, voglio dire, farebbe persino da ridere questa discussione. Cioè sono anni che si fanno guerre di aggressione da parte dell'Occidente, annessioni di tutti i tipi che vengono. Pensiamo solo a quello che succede nello Yemen, che sta avanti ormai non si sa quanti anni, nessuno se ne occupa, tutti lasciano perdere, che tutto quello che è successo, si è tentato, quando sono stati messi due missili a Cuba, si stava per arrivare alla guerra mondiale perché i due missili messi a Cuba, come dire, inquinavano la sicurezza degli Stati Uniti. Cioè si è accettato dall'Occidente le cose peggiori e non si può tacere sul fatto che nessuno se ne è occupato a sufficienza. Però dietro questo c'è il nodo attuale, la Cina da una parte, la Russia sta con la Cina perché sono parte di una stessa area, come dire, politico-geografica, e che quindi si appoggiano a vicende per conquistare un'egemonia mondiale nei confronti di un Occidente che deve ritirarsi. E allora questo è il punto, il punto su cui bisognerebbe discutere è questo. E invece diamo cioè, eccitiamo il massacro di umani in Ucraina. Cioè questa è una cosa ridicola, una cosa che fuori del mondo che non serve a niente, pensare che ci sia una soluzione militare a questa situazione. E quindi è difficilissimo, perché accettare un nuovo ordine del mondo, ma vuol dire anche accettare che nel mondo non c'è più solo l'Occidente, ma ci sono altre potenze che vogliono ristabilire un rapporto di forze, e questo dovremmo discutere, cosa di cui non si discute affatto, perché siamo lì a dire quanti metri dell'Ucraina possono essere messi dietro o avanti. Certo che bisogna, credo che il terreno di concessione immediata debba essere la questione della neutralità, perché è la base di ogni discussione seria, perlomeno di fare in modo che i due fronti non siano confinanti, perché questo provoca le cose più terribili. Però, e quindi, intanto facciamo una zona di cessate il fuoco, mettiamo fine in tutti i modi al massacro che sta Putin facendo in Ucraina, però lavoriamo per un negoziato che stabilisca una fascia di neutralità, perché è del tutto evidente che non si può correre il rischio di 30 paesi armati fino ai denti NATO e dall'altra parte di una Russia che fa altrettanto, con una Cina che non li appoggia ma che insomma sta dietro. Ecco. Quindi io vorrei che si spostasse il discorso su questo. Abbiamo pochissima autorevolezza nel fare questo discorso, perché, santa pazienza, i nostri alleati sono Israele, specialista in annessioni,
il Golan e tutto quello che sappiamo, i palestinesi e così via. Non parliamo appunto di quello che è successo in Siria, eccetera, l'Arabia Saudita, tutto quello che è successo. Pensiamo pure che la Cina qualche ragione ce l'ha perché è circondata di basi militari che stanno alla portata di una fionda e che se gli Stati Uniti non supportavano i due missili di Cuba, non si capisce perché la Cina dovrebbe essere disposta a accettare di essere contornata da basi militari americane di cui noi sono completamente fuori del loro territorio a migliaia di chilometri di distanza. Cioè dobbiamo far capire che i rapporti di forza sono cambiati, c'è niente da fare. Allora, purtroppo quando uno dice questo ti dicono ma allora tu sei amica di Putin e ti considerano amica di Putin. Ecco, io gli racconto sempre che credo di essere la prima italiana che ha fatto la prima manifestazione contro Putin a Mosca, perché ricordo bene che quando Yeltsin andò al potere e bombardò il suo quartiere, il suo Parlamento, e avvenne la drammatica sostituzione poi di Gorbaciov e poi appunto il passaggio dei poteri a un uomo come Putin, noi avevamo dei rapporti con la rete dei giovani comunisti dissidenti dell'Unione Sovietica. E questi in quel frangente furono quelli che misero insieme immediatamente un comitato, diciamo, per la salvezza, per la democrazia e contro Yeltsin. E convocarono a Mosca una manifestazione in cui chiesero una presenza internazionale. E siccome lavoravamo da tanti anni con loro, io ci sono andata come pacifisti, peraltro, così come con gran parte dei paesi dell'Europa dell'Est, ci sono andata e voglio dire, non è che ce lo siamo inventati noi di sinistra e pacifisti di Putin, se lo sono inventati loro, cioè è stato preparato questo passaggio dei poteri che poi è andato. Certo che poi è aumentato la pericolosità di Putin, ma in questo senso le responsabilità nostre di avere favorito la sua popolarità frustrando, isolando un paese che andava invece portato sull'inclusione sono enormi. E come si fa? Con molta responsabilità, prima di tutti. Mi pare che quello che stia mancando è la responsabilità di chi parla, senza rendersi conto che basta un foreign fighters che attacca una miccia che può finire nell'intervento della NATO e quindi nella guerra nucleare, con tutto quello che consegue. Che vuole responsabilità prima di dire ai ragazzi ucraini andate a farvi massacrare, almeno dicesse ci vado pure io, questo sarebbe il minimo da fare, no? Partecipo almeno meglio che questo, ma dire diamogli le armi così si vengono, sparano contro i carri armati con un fucciletto che non sanno neppure usare e con tutte le conseguenze che questo può avere. E cerchiamo di convincere la gente che non siamo più nel Medioevo e che i rapporti, la politica internazionale non può più essere affidata a strumenti militari, è passato questo tempo, siamo in un'altra epoca storica, non più nel Medioevo, e che quindi i problemi di politica internazionale vanno affrontati attraverso mezzi non militari. Gli accordi si fanno col nemico, non si fanno fra amici, dicevamo noi il movimento pacifista negli anni Ottanta, e credo che sia un'indicazione importante. Con gli amici si è naturalmente d'accordo, con i nemici bisogna stabilire gli accordi, quindi non è che si tratta di compattare la NATO, si tratta di trovare, per difficile che sia, adesso nell'immediato un accordo per il cessate il fuoco, che è la premessa di tutto. Ma invece questa consapevolezza che i tempi storici sono diversi, anche la guerra è diversa e la sua pericolosità è molto diversa di allora, non è entrata in testa, salvo a Papa Francesco, che io vorrei fosse il presidente della Repubblica Mondiale, perché mi sembra il politico più lucido e più intelligente, tutti gli altri mi sembra un branco di irresponsabili. Bene, grazie Luciana. Una proposta quest'ultima che sottoscriviamo ovviamente, ma diciamo che più in generale quello che ci vuole è un'architettura della sicurezza mondiale che
è crollata in modo clamoroso, e non solo per colpa di Putin. Cioè si è evidenziato questo crollo negli ultimi tempi, ma diciamo che il problema è abbastanza a monte. Ecco, prima di dare la parola a Domenico Gallo, un breve flash, leggo dal Fatto di oggi: chi ha armato Mosca dal 2014 al 2020, export dei singoli paesi europei in armamenti a Putin, abbiamo 152 milioni di euro di armamenti francesi, 121.797.134 euro di armamenti tedeschi e 22.476.600 euro di armamenti italiani. Ricordo che in quegli anni ce ne sono stati, si sono succeduti al governo dell'Italia vari governi, Renzi, Gentiloni ed altri. Bene, diamo la parola quindi a Domenico Gallo. Prego, Domenico. Devi attivare il microfono, se no non ti sentiamo. Ecco. Buonasera a tutti, mi sentite? Bene, allora grazie a Luciana Castellina e a Paolo De Sena. Vorrei riflettere un po' su questa bozza di accordo che è stata pubblicata dal Financial Times. Ora, io purtroppo ho letto solo, diciamo, dei resoconti sui giornali, non so se è disponibile questo testo. Questo lo chiedo a Fabio, perché sarebbe utile leggerlo. Il testo dell'accordo sì. Sì, è stato pubblicato dal Financial Times, 15 punti. Si può recuperare sul web? Adesso subito, al momento. Sì, no, adesso subito, no? Dico, se recuperato. No, sì, certo, si può recuperare. Poi approfondire. Avevo visto da anche ora, mi sembra che i punti, diciamo così, indicati siano realistici. E quindi una buona base per un accordo di pace abbastanza duraturo. E però, soprattutto se questa è la proposta della Russia, questa fa cadere tutta quella, discussione, tutti quei miti che sono stati svolti sul fatto che la Russia interveniva perché non sopportava una società democratica, che non c'entra la NATO, che non c'entra la questione militare, eccetera. Non è affatto vero. Io purtroppo mi vergogno di leggere certe cose sui giornali italiani e che certi intellettuali che stimavo, come per esempio Antonio Scurati, ci dicono no, l'invasione della Russia non è dovuta alla NATO, ma al fatto che l'Ucraina è una società democratica che quindi è compatibile con gli standard di un sistema autocratico, eccetera. Il problema invece è proprio il tema della sicurezza. Ora, su questo sono 20 anni, 20 anni che c'è un comportamento assolutamente irresponsabile da parte non solo dell'Italia, ma insomma di tutti i leader politici europei. A questo proposito ho letto l'intervista del ministro degli esteri Dini. Dini è stato forse l'ultimo ministro degli esteri che abbiamo avuto in Italia. Gli altri poi sono stati dei semplici fantocci. Ora, cosa dice Dini? Intervista rilasciata il 1 marzo. Dini è stato ministro degli esteri dal 96 al 2001, il periodo della guerra in Jugoslavia. Dice, io ho parlato, ho avuto numerosi incontri con i ministri della Russia, con Madeleine Albright, eccetera, e posso confermare che il pensiero dei russi non è mai cambiato. Quindi stiamo parlando di 22 anni fa. Avere delle basi NATO lungo 1500 chilometri del confine ucraino per la Russia è sempre stato inaccettabile.
Da qui nascono le richieste di Putin, che invece sono state ritenute irricevibili dagli USA. Gli Stati Uniti non hanno mai dato spiegazioni sul perché considerassero inaccettabile un'Ucraina neutrale. Si sono limitati a dire che la questione non era all'ordine del giorno. Ma per anni hanno continuato ad armare l'Ucraina. Ora si è scatenato un conflitto assurdo, ma mi domando se Stati Uniti ed Europa non ne siano collettivamente responsabili insieme alla Russia. Quindi vedete, ci troviamo di fronte a un problema che è stato lasciato macerare per oltre 20 anni e noi guardavamo, cioè la politica italiana e anche gli altri paesi guardava dall'altra parte. E non ci siamo resi conto che un poco alla volta è stato scavato un fossato profondissimo che ci divideva e ci contrapponeva alla Federazione Russa. Su questo fossato è stata, diciamo così, posta una passerella per cui noi ci passavamo sopra e non ci rendevamo conto del baratro sul quale stavamo viaggiando. E adesso la passerella si è rotta e siamo precipitati tutti nel baratro della guerra. Io ricordo che l'8 febbraio il nostro pseudo ministro degli esteri, c'era aria di crisi, si temeva il rischio di una guerra, anzi ogni giorno gli Stati Uniti dicevano la Russia sta preparando la guerra e si prepara a invadere. Beh, il nostro ministro degli esteri viene in Parlamento e dice noi vogliamo trattare, noi qui, noi qua, là, però la libertà dell'Ucraina di aderire alla NATO è un principio irrinunciabile, cioè che la NATO e che l'Ucraina non debba essere uno Stato neutrale, per loro era un principio irrinunciabile. E adesso vediamo invece che per fermare i combattimenti e ristabilire la pace, la prima cosa da fare è che l'Ucraina deve diventare neutrale. Beh, mi spiegate perché dovevamo aspettare una guerra, migliaia di morti, milioni di profughi, prima di scoprire che l'Ucraina può benissimo vivere liberamente da Stato neutrale, senza avere necessità di ospitare missili, armi e dispositivi militari o basi militari americane. Quindi qui c'è un fallimento grave della politica europea che è andata dietro il pifferaio magico americano anche a costo di gettarsi nel fiume. Ecco. E questo, allora perché è importante, diciamo, si discutere di questo? Non perché dire siamo equidistanti, anche Putin ha le sue ragioni, no, ma perché bisogna capire come uscirne, come facciamo a uscirne. E se non c'è una riflessione critica sull'impostazione che è stata costruita in questi 20 anni di scontro con la Russia, di esasperazione della minaccia militare, di volontaria eliminazione del confronto sui problemi della sicurezza comune, non potremo mai avere una pace vera. E infatti noi cosa vediamo? Vediamo che adesso la Germania si riarma. Cioè abbiamo come conseguenza la guerra, il riarmo della Germania e l'Italia e gli altri paesi europei vanno dietro. L'Italia ieri, proprio ieri, il Parlamento ha votato a stragrande maggioranza un aumento delle spese militari di 10 miliardi all'anno. Qual è il futuro? Qual è il futuro che ci prefigurano queste scelte? E ci prefigurano un futuro in cui cresce la competizione, cresce la corsa agli armamenti e in cui le sanzioni non sono più uno strumento, diciamo così, per ridurre alla ragione un interlocutore accecato dalla volontà di potenza, ma diventeranno, perché penso che difficilmente saranno tolte, diventeranno un modo per proseguire la guerra con altri strumenti, cioè attraverso le sanzioni e attraverso il riarmo. E questo scenario ci dovrebbe preoccupare, inquietare,
E noi dovremmo chiedere invece una svolta differente, dovremmo chiedere che, traendo la giusta lezione dagli errori che sono stati fatti, si prefiguri un altro modo di convivenza in Europa, non fondato sulla competizione armata in cui il principio non sia quello dell'esclusione, ma dell'accoglienza e della cooperazione fra le nazioni, così come era stato prefigurato da Gorbaciov all'indomani della caduta del muro di Berlino. Per questo non è accettabile la scelta di inviare armi all'Ucraina, perché con questa scelta, a parte che si alimenta il conflitto, in qualche modo si rafforza il partito dell'intransigenza che questi accordi non li vuole fare. E noi abbiamo visto che ci sono delle oscillazioni nel governo ucraino, perché ogni tanto Zelensky dice: beh, stiamo trattando. Poi viene fuori la vicepresidente, l'abbiamo vista tutti sulla 7, che dice: no, nessuna trattativa, noi non cederemo su niente, dobbiamo sconfiggere i nostri nemici e dargli un sacco di mazzate grazie alle vostre armi. Ora è chiaro che l'Ucraina è un paese che è stato, diciamo così, sacrificato dalla competizione fra potenze, è un po' una vittima sacrificale. Se noi combatte, diciamo così, per procura, combatte per procura perché porta avanti, diciamo così, l'offensiva della potenza americana, che tende a un po' a demolire e marginare la potenza russa. Quindi muoiono per conto di altri, e questo andrebbe assolutamente evitato. Il momento in cui gli ucraini si rendessero conto di essere una pedina di un gioco più grande di loro, così come effettivamente è, probabilmente si farebbe un passo avanti e sarebbe molto più facile far tacere le armi e cercare un accordo che restauri una convivenza pacifica sia fra la Russia e l'Ucraina, sia fra tutti i paesi europei e la Russia. È tutto, grazie. Bene, caro Domenico, grazie per questo tuo intervento, anch'esso molto centrato sulle urgenze del momento, il cessate il fuoco, il disarmo, eccetera. Ma è molto importante dare questa prospettiva anche alla discussione, all'iniziativa su questi temi così strategici. Ecco, un altro tema fondamentale, e vengo all'intervento di Giulia Rossolillo, è quello dell'Europa. L'Europa sempre considerata un nano politico, no? Come diceva la famosa frase, gigante economico, nano politico, roba del genere, insomma, che sentiamo da molto tempo, ha confermato in questi frangenti, a mio parere, di essere un nano politico, nel senso che poi non è stata in grado di svolgere alcun ruolo di mediazione rispetto alla crisi ucraina, si è mossa in ordine sparso e si è sostanzialmente appiattita sulla posizione della NATO e quindi degli Stati Uniti, che probabilmente hanno anche una visione diversa del problema, no? Pensiamo che questa guerra si sta combattendo in Europa e la sua possibile estensione avrebbe appunto come campo di battaglia tutto il territorio europeo, o quasi. Ecco, quindi non so se tu condividi queste mie osservazioni, o comunque ti lascio la parola appunto anche in quanto specialista di diritto dell'Unione Europea. Giulia. Sì, grazie, e grazie anche dell'invito. Sì, io condivido il discorso sulle responsabilità dell'Europa e volevo riprendere quello che diceva Luciana Castellina, e cioè che io non so quale può essere la soluzione nell'immediato di questa crisi, però so che effettivamente il problema è molto più alla radice, cioè il problema è quello che non è stato affrontato e sicuramente non lo è stato fatto da parte degli europei il nuovo equilibrio mondiale dopo la fine della guerra fredda.
In questo gli europei hanno una responsabilità grandissima e hanno una responsabilità anche nell'isolamento di Putin e nella sua radicalizzazione, perché è vero che Putin è stato messo al potere da Yeltsin, però rispetto all'epoca di Yeltsin, nella quale che era sostanzialmente un fantoccio degli Stati Uniti e nella quale si era creata una situazione quasi di anarchia in Russia, Putin ha acquisito una grandissima popolarità anche perché è riuscito a rimettere abbastanza in sesto da un punto di vista economico la Russia, pur con tutti i problemi che ci sono, e sicuramente negli anni 90 aveva un atteggiamento diverso da quello che ha oggi. E se l'Europa non avesse avuto questo atteggiamento di confronto o più che altro non si fosse totalmente accodata agli Stati Uniti, probabilmente la situazione non sarebbe degenerata in questo modo. Però io credo che sia proprio una questione di carattere strutturale, cioè di come è stato impostato il processo di integrazione europea. Perché se noi pensiamo agli anni 50, nei primissimi anni del processo di integrazione, in quegli anni, con tutti i limiti poi delle forme che erano state trovate, però c'era una forte spinta politica e l'idea che effettivamente il processo di integrazione europea avesse come obiettivo ultimo quello di stabilire la pace in Europa. Quando invece si crea la Comunità Economica Europea si inizia a cambiare atteggiamento, cioè questa idea che si dà vita a un'organizzazione che sostanzialmente integra le economie degli stati membri, ma che rinuncia a qualsiasi forma di governo politico, cioè che si basa su forme di cooperazione tra stati, ma lascia le decisioni politiche sostanzialmente agli stati membri, e quindi questo prevalere dell'economia sulla politica proprio in modo strutturale nel processo di integrazione è quello che noi vediamo ancora oggi in questo processo e che ha impedito agli stati europei, o meglio all'Europa nel suo complesso, di prendersi le sue responsabilità a livello mondiale. Perché io credo che effettivamente un'Europa capace di imporsi come soggetto politico, cioè di affermarsi come soggetto politico, sarebbe uno strumento di estrema stabilizzazione a livello mondiale, perché gli europei sono in una posizione diversa rispetto a quelli degli Stati Uniti, hanno altri interessi, sono anche in una posizione geografica che non favorisce la loro chiusura, ma li spinge invece a un'apertura verso le zone limitrofe. Ma non l'hanno fatto, non l'hanno fatto perché ha prevalso questo modello sul quale si è sviluppato tutto il processo di integrazione e questo modello ha continuato ad esistere e anzi si è per così dire ancora più radicalizzato quando sono entrati nella Comunità Economica Europea degli stati come la Gran Bretagna o come la Danimarca e poi come i paesi dell'Est che chiaramente non avevano prospettive di integrazione politica, e ha potuto assumere queste forme di integrazione economica che inizialmente sembravano funzionare. Perché l'Europa durante il periodo della Guerra Fredda era sotto l'ombrello degli Stati Uniti, quindi ha potuto anche sviluppare forme di integrazione economica senza preoccuparsi minimamente della propria difesa, della propria politica estera e lasciando che di queste questioni si occupassero sostanzialmente gli Stati Uniti. Io credo però che in questa illusione che ha avuto l'Unione Europea di poter andare, di vivere in un mondo fondato non più su rapporti di forza e di poter affermarsi solo attraverso forme di potere economico e quindi di non prendersi la responsabilità di avere invece un ruolo politico, sia diventata assolutamente insostenibile dopo appunto che è crollato l'equilibrio bipolare, perché una volta finito l'equilibrio bipolare, gli europei che si sono trovati in un mondo invece completamente diverso, nel quale sarebbe stato necessario avere un polo di equilibrio costituito dall'Europa, secondo me sono rimasti come addormentati nell'illusione che di poter continuare come prima e quindi non si sono assunti minimamente le loro responsabilità. Hanno continuato a pensare che ci potesse essere questa forma di globalizzazione economica senza politica e che questo potesse andare avanti tranquillamente. Ecco, questa guerra in Ucraina è stato un po' lo scontro con la realtà, perché improvvisamente sembra che ci si inizi a rendere conto del fatto che in realtà noi viviamo in un mondo nel quale i rapporti di potere contano
e che quindi anche gli europei devono prendersi questa responsabilità di diventare un'entità di carattere politico, cioè di riuscire a esprimere una volontà unitaria, non 27 volontà distinte tra di loro. Quindi io non so che cosa l'Europa può fare in questo momento, perché siamo arrivati a un punto nel quale soluzioni a breve termine da parte dell'Unione Europea non ci sono. Però quello che mi sembra abbastanza evidente è che gli europei devono porsi un problema di carattere strutturale, cioè di come intendono organizzarsi. Cioè il problema se vogliono creare un'unione politica, cioè vogliono creare una forma di governo che si occupi di alcune questioni essenziali e quindi creare un vero potere europeo, una democrazia europea reale, cioè con un Parlamento che ha dei reali poteri di un Parlamento e non solo dei poteri limitati, oppure se vogliono continuare a rimanere un'organizzazione che è fondata sulla cooperazione tra Stati. E in questo momento è particolarmente evidente che ci sono delle contingenze nelle quali gli interessi degli Stati convergono, come può essere questa guerra in Ucraina, e quindi momentaneamente gli Stati europei sembrano uniti. Ma appena la contingenza esterna cambia e gli interessi degli europei divergono, ognuno va per la propria strada. Quindi o si introducono delle modifiche di carattere strutturale nella struttura dell'Unione Europea, oppure gli europei sono destinati non solo a essere irrilevanti, ma a costituire un fattore di squilibrio mondiale, non di equilibrio a livello mondiale. Quindi secondo me le due questioni alle quali si pongono di fronte oggi gli europei sono: una, se vogliono dar vita a una forma di unione politica, e due, si pone anche il problema, secondo me, dei vari cerchi di integrazione, che è risultato abbastanza evidente con queste discussioni anche sull'ulteriore allargamento dell'Unione o sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Quindi, uno, il problema dell'Unione politica, e due, penso anche il problema dei cerchi concentrici, cioè se c'è veramente la speranza che si crei un nucleo di unione politica, questa unione politica io credo che debba essere fatta da alcuni stati che vogliono andare avanti in questa direzione, e che ci sia un cerchio più largo invece di mercato, nel quale volendo possono entrare anche stati che non sono ancora membri dell'Unione Europea. Ma se noi ci poniamo nell'ottica che l'Unione Europea diventa un'entità di carattere non politico che si allarga sempre di più, questo diventerà una estrema diluizione dell'Unione Europea, che diventa una sorta semplicemente di libero mercato, e anche un fattore di estremo squilibrio a livello mondiale, anziché costituire un fattore di equilibrio. Bene, grazie Giulia. Diamo la parola a Anna Simone. Diamo un po', elimino i commenti intermedi, perché appunto in realtà abbiamo ancora vari interventi e probabilmente ci potrebbe essere poi la possibilità per un breve giro di repliche, per chi voglia ovviamente aggiungere qualcosa. Sì, allora buonasera a tutti e a tutti, e saluto anche Luciana. Allora, io porto la voce di un network, che è appunto un network sociologia di posizione, così come l'ha presentato prima Fabio, e noi siamo sociologi, non siamo storici delle relazioni internazionali, non siamo giuristi, non siamo esperti di geopolitica, ma studiamo le società e studiamo anche le conseguenze di alcune decisioni politiche e giuridiche e gli effetti sullo stato di salute appunto della politica e della società, e anche diciamo dello stato di salute dei diritti. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che noi siamo intervenuti con un comunicato pubblico che potete trovare in rete, è stato pubblicato dal Manifesto e da altri blog, perché in prima battuta siamo rimasti sconvolti dal livello di militarizzazione dello spazio pubblico. Mai come in questa guerra non è stato possibile proferire parola, una parola diciamo legata alla dimensione della conoscenza e dell'analisi dei processi che hanno condotto a questa guerra. C'è stata una censura, una russofobia,
una, diciamo, una dequalificazione assoluta proprio dell'ideologia pacifista, della diserzione, cioè di tutte quelle matrici che costituivano e che hanno costituito nell'arco della storia del Novecento i processi di politicizzazione e anche i processi di narrazione, no? Degli eventi pubblici attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Quindi noi siamo intervenuti innanzitutto perché eravamo sconcertati da questo clima. Siamo intervenuti non soltanto su questo. Il network di sociologia di posizione è un network che per certi versi mira a ripoliticizzare il ruolo delle sociologie nel contesto scientifico nazionale e internazionale. Eravamo già intervenuti sulla pandemia. Allora, per esempio, questa militarizzazione dello spazio pubblico, la prima cosa che ha generato è stata una totale assenza del nesso tra questa guerra e il contesto pandemico. Alcuni analisti, soprattutto storici, hanno cominciato a dire che eravamo di nuovo nel 39, eccetera. Per me, parlo a questo punto a titolo personale, non soltanto a nome della rete, per esempio, noi ci ritroviamo in una situazione molto simile a quella che c'è stata tra il 14-18, con poi la seconda ondata della spagnola immediatamente dopo il 1918 e con, diciamo, un contesto geografico che poi ha dato il via all'exploit dei fascismi e dei nazionalismi più o meno in tutto il contesto geografico europeo. Allora, prima cosa, la militarizzazione dello spazio pubblico, questo divisivismo asfittico per cui colleghi con provvedimenti disciplinari che sono stati citati prima, impossibilità di proferire parola, c'era un noi, questo noi, diciamo, della scienza che doveva collocarsi tutto quanto insieme alla NATO, come se la NATO, diciamo, potesse garantirci la necessità di attraversare, come dire, dei flussi di scienza e di conoscenza, come se il nostro sapere noi lo dovessimo prendere dalla NATO e non invece dalla conoscenza e dalla scienza stessa, diciamo così. Questa militarizzazione dello spazio pubblico come prima cosa, e infatti anche in questo dibattito non è venuto fuori il nesso, ha negato completamente il fatto che questa guerra, qualcuno l'ha detto prima di me, è una conseguenza, l'ha detto bene Giulia, è una conseguenza di anni di isolamento di Putin da parte dell'Unione Europea. Inoltre, io, Fabio, non me ne volere, non voglio introdurre una variabile psichica all'interno di questo dibattito, però non possiamo neanche nasconderci il fatto che Putin ha, come dire, ha avuto una sindrome paranoide acuta negli ultimi 2 anni a causa della pandemia, si è completamente isolato, non ha incontrato nessuno e quindi all'isolamento geopolitico si è innestato anche l'isolamento psichico di questo signore. L'altra cosa di cui non si parla mai, diciamo, all'interno di questo spazio di militarizzazione, di questo spazio pubblico militarizzato con tutti questi notisti e tutti questi giornalisti che diventano improvvisamente appunto esperti di geopolitica e guarda caso sono tutti all'interno di un fronte, quello per cui appunto non si può parlare di niente, non si può nominare la NATO, non si può dire niente, esiste soltanto un presente fatto da un dominante, poi ci sono i dominati e i dominati vanno difesi con le armi. Questa è la narrazione, diciamo, principale che attraversa lo spazio pubblico. L'altra questione è appunto quella che mi riconduce al nesso storico con il 14-18 spagnola e nazionalismi, fascismi e nazismi in tutto il contesto geografico europeo, ed è appunto la questione del nazionalismo, cioè la questione del nazionalismo appunto in Ucraina. Ecco, anche di questo non si può proferire parola. Ecco, allora, in questo contesto noi siamo intervenuti soprattutto per dire questo e per dire che la voce, diciamo così, del conflitto, che non è la guerra, perché le due cose sono diverse, e la voce della diserzione o la voce, diciamo, dei movimenti pacifisti, che comunque, seppure in maniera totalmente ridotta rispetto al movimento, penso al movimento No War,
che invase le strade di Roma con milioni di persone all'indomani dell'aggressione degli Stati Uniti d'America per esportare la democrazia con tutti gli esiti che conosciamo, compreso l'ultimo del governo talebano in Afghanistan. Ecco, questa situazione ha anche diciamo un elemento in più che vorrei portare a tema, che è appunto quello del ruolo dell'Unione Europea. Ora, Giulia ce lo ha descritto molto bene dal punto di vista dell'approccio del diritto dell'Unione Europea. Io vorrei, diciamo, semplicemente riportare una cronaca della guerra avvenuta ieri, che ce lo spiega anche sul fronte, diciamo, sociopolitico e anche sul fronte, diciamo, squisitamente sociologico. Mi riferisco soprattutto al prestazionalismo video di Zelensky, che appare sempre in questa tenuta eroica, sembra quasi un cocainomane, senza nulla togliere i cocainomani, eccetera, che istiga appunto alla guerra, alla terza guerra mondiale. Beh, ieri la scena a cui abbiamo assistito era molto molto chiara. Zelensky che parla appunto con la sua maglietta verde militare dinanzi al congresso di Washington, decide e stabilisce che il capo dell'universo è Biden e quindi come dire, azzera completamente il ruolo dell'Unione Europea all'interno di questa ipotetica nuova costruzione di un nuovo ordine mondiale, come giustamente diceva Pasquale De Sena, e improvvisamente l'Europa esce completamente di scena. Cioè, ieri noi abbiamo avuto una narrazione della guerra in cui l'Unione Europea non c'era, cioè proprio non c'era. In questo non esserci è diventato tutto ancora più chiaro. Cioè, è evidente che l'isolamento di Putin, prima politico, poi psichico, è stato cavalcato da Biden, preoccupato dalla possibilità che l'Unione Europea potesse rivestire un nuovo ruolo centrale e diciamo potesse per certi versi costituire l'Occidente 2 rispetto all'Occidente diciamo di matrice statunitense, anche per il programma Next Generation Europe e per tutta, diciamo, questa anche retorica pubblica dell'Europa che avrebbe dovuto rilanciare se stessa all'indomani della pandemia. Ecco, ieri l'Europa scompare completamente da questa narrazione e la scena che abbiamo visto tutti era molto molto chiara ed evocativa. Putin ha ricominciato con l'escalation di insulti con Putin, Zelensky ha fatto il suo comizio addirittura citando Martin Luther King, il congresso di Washington ha come dire, fatto dei grandi applausi a Zelensky, e in tutto questo l'Unione Europea, che appunto dovrebbe rivestire il ruolo principale dal momento che l'Ucraina è il nostro dirimpettaio, scompare completamente di scena. Ecco, io trovo che tutto questo sia terribilmente preoccupante, perché qui, diciamo, gli attori in gioco non sono soltanto due, cioè nella possibilità di ridisegnare il nuovo ordine mondiale, quindi diciamo il nesso dell'Est, per cui Russia, Cina, eccetera. Dall'altra parte la NATO, sono totalmente d'accordo e credo che si debba assolutamente dire che la NATO ha compiuto dei grandi errori nel momento in cui ha provato ad aprirsi a Est. E poi, diciamo, questo ruolo dell'Unione Europea che vacilla e che viene completamente silenziato dalla narrazione di ieri. Ecco, questo io credo che sia veramente molto grave, perché l'Unione Europea, essendosi dotata innanzitutto di una moneta, mai di una costituzione, mai di un governo, come giustamente diceva Giulia, e che ora, diciamo, vuole, dopo aver mandato le armi, eventualmente costruirsi un esercito di difesa,
genera non solo un elemento di squilibrio, continuo ad essere d'accordo con Giulia, ma è anche, diciamo, una sorta di, diventato una sorta di satellite e di spazio da azzittire continuamente da parte di Biden, che nella sua narrazione, questo io lo dico veramente come una analista della narrazione pubblica, come una sociologa dei fenomeni politici e giuridici, mira in un certo senso ad usare strumentalmente gli echi e gli effetti e la modalità comunicativa della guerra fredda per, dal mio punto di vista, ridimensionare, se non stritolare, il ruolo dell'Unione Europea. Ecco, io credo che da questo punto di vista ci sia una responsabilità molto grave di alcuni esponenti politici italiani e dell'Unione Europea. Penso soprattutto alla Germania, che per prima ha voluto inviare le armi, e credo anche che questa sorta di tentativo di divisivismo politico continuo e di militarizzazione dello spazio pubblico, molto cavalcato anche dal Partito Democratico nel nostro paese, sia un fenomeno di una gravità piuttosto elevato, che purtroppo poi si riversa nella vita concreta e materiale delle persone, perché noi sociologi vediamo anche questo. Se innestiamo in una crisi economica una crisi legata all'economia di guerra, quindi la questione dell'energia, il caro benzina, l'inflazione, l'impossibilità di poter fare la spesa da parte di moltissime famiglie, stiamo veramente giocando con il fuoco. Io sono d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduta, credo anch'io che non bisognava assolutamente dare le armi agli ucraini, e credo che gli ucraini debbano riconoscere l'indipendenza delle repubbliche nel Donbass. E credo però anche un'altra cosa: sì, Luciana ha ragione, in un certo senso siamo nella fine dell'egemonia occidentale, però io credo anche che in questa egemonia occidentale adesso si vanno costruendo due occidenti, un occidente di mezzo, che è quello appunto di questo ruolo, non ruolo dell'Unione Europea, e un occidente, diciamo, senior, che mira a diciamo, fare in modo che l'asse occidentale sia unico e contro cui l'Unione Europea non è riuscita in nessun modo a generare e a costruire non egemonia ma autonomia. In tutto questo rischiamo tantissimo, io sono molto preoccupata e credo soprattutto che la prima cosa da fare, oltre che naturalmente chiedere cessate il fuoco, pacifismo eccetera eccetera, sia anche quella di fare una grossa campagna da parte nostra, intellettuali, giornalisti eccetera, affinché si ristabilisca la verità nei mezzi di comunicazione di massa. Io sono costernata e sconvolta anche da un altro elemento, che è quello della narrazione che simula un po' la dimensione, appunto ieri Zelensky da questo punto di vista era molto evocativo e chiaro, che simula appunto l'avvento di una nuova forma della politica, cioè di una dequalificazione del concetto stesso di politica, e questa, diciamo, dequalificazione della politica si manifesta moltissimo attraverso questa postura sempre prestazionale, performativa, testosteronica, che mettono in atto sia le donne che gli uomini ucraini, e che sinceramente dal mio punto di vista non va in nessun modo avallata e legittimata, e credo che da questo punto di vista gli organi di stampa italiani abbiano una responsabilità enorme, di cui spero si rendano conto prima o poi, perché qui ne va di mezzo il futuro dell'intera umanità, e quindi non si può certamente scherzare con questa modalità. Io auspico e spero che generino anche delle forme di conflitto e di lotta contro questo modo di narrare la guerra, perché è veramente molto molto pericoloso. Grazie, mi fermo qui. Grazie anche a te, Anna, per questo contributo che ci hai dato, molto importante. Passo la parola a Laura Mazza, che è, come dicevamo, consigliera diplomatica di un movimento internazionale di volontariato, come vogliamo definirlo, espressione della società civile, che
Anche questa mi sembra una dimensione molto importante, sia in relazione alle richieste che facciamo di cessate il fuoco, di soluzione politica della guerra, sia in relazione poi ai temi dell'assistenza alle vittime di questa guerra, dovunque esse si trovino e chiunque esse siano, che abbiano i capelli biondi e gli occhi celesti e la pelle chiara o anche no, insomma. Prego, Laura. Grazie, grazie, grazie dell'invito. E collegandomi al, io sono il consigliere diplomatico del Movimento Uniti per Unire, che è nato come un movimento internazionale per un dialogo interculturale, interreligioso e anche per la pace tra i popoli. E quindi mi occupo in particolar modo dei diritti umani, e il diritto umanitario di guerra e i diritti umani devono e possono convivere. Quindi nel diritto internazionale, su quello che voi avete citato anche dal punto di vista geopolitico, ci sono due settori che hanno una struttura e anche degli scopi diversi. Uno in realtà è il diritto internazionale dei conflitti armati, dove in questo momento e quindi in questa purtroppo situazione dell'Ucraina viene a mancare il diritto umanitario. E poi ci sono invece i diritti internazionali legati semplicemente a quelli che vengono definiti diritti umani, che sono legati proprio anche quando non c'è la parte del conflitto armato, ma con, diciamo, riferimento a quelle che sono le convenzioni, i trattati internazionali e i protocolli che ci sono. Sia come ambasciatore della pace come consigliere diplomatico abbiamo scelto di fare delle sensibilizzazioni contro la violenza, quindi qualsiasi tipo di violenza, in particolar modo anche per la tutela dei diritti umani. E abbiamo in questa fase, e partecipiamo anche ai tavoli dell'obiettivo 16 delle Nazioni Unite, che è legato a pace, giustizia e in particolar modo a questa Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani. Che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di sensibilizzare quella che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani attraverso delle attività che possono essere anche di formazione, sensibilizzazione, dissemination di attività che sono proprio per portare la pace nel mondo, anche durante un conflitto armato. Quindi in questo caso specifico abbiamo creato un'unità di crisi internazionale nell'aeroporto in quelli che sono i profughi, ma non solo, perché dobbiamo ricordarci che nel diritto internazionale umanitario, dai tempi, diciamo, della nascita della Croce Rossa ad oggi, esistono comunque diciamo, una violenza del conflitto armato che anche all'interno della stessa guerra. Per esempio, la non violenza tra i due stati in guerra, quindi soldati che si incontrano e che sono comunque in un conflitto armato, che possano insieme, non dico dialogare perché sarebbe un sogno, però comunque arrivare sempre a preservare il diritto umano. La tutela principale è il limite, diciamo, contro la violenza e quindi quelli che sono definiti combattimenti illegittimi. E secondo me oggi in questo interessante confronto, in questa tavola rotonda, abbiamo parlato molto del combattimento illegittimo dato da motivazioni geopolitiche. La ricaduta, l'impatto sociale ed economico è quello di cui noi cerchiamo di occuparci quotidianamente attraverso queste attività di supporto, di affiancamento e di sensibilizzazione. In particolar modo, dicevo, per quanto riguarda l'Ucraina, abbiamo creato questa unità di crisi internazionale, collaboriamo con entrambi i paesi, quindi sia con la Russia che con l'Ucraina, perché siamo in un contesto complesso, come tutti voi avete definito dal punto di vista economico, geopolitico e sociale, ma dall'altra parte dobbiamo anche immaginarci quello che poi sarà. Alla fine ci auguriamo che sia tempestiva del conflitto armato, quello che rimane è quello che potrebbe essere il futuro e la tutela dei profughi. Perché non dimentichiamoci che oggi, dopo quello che voi avete in maniera veramente esaustiva presentato, abbiamo 5 milioni di persone che hanno
azzerato completamente le proprie competenze, la propria vita e che si trovano in questo momento in altre città, per esempio europee o a confine del proprio Stato o all'interno del proprio Stato, non avendo più nessun tipo di tutela e di salvaguardia. E quindi noi ci abituiamo ad alzare lo sguardo anche verso quello che sarà. Da questo punto di vista, l'unità di crisi internazionale, parlo anche come italiana, ma referente, dicevo, a questi tavoli di gruppi di lavoro delle Nazioni Unite, abbiamo dato un esempio di fratellanza e di solidarietà. E abbiamo seguito anche quella che è l'enciclica di Papa Francesco della Fratelli Tutti e del Laudato Si, e questo è stato da parte anche del Vaticano o comunque di organizzazioni internazionali legate ad altre religioni un esempio di fratellanza. Siamo arrivati con gli aiuti umanitari prima che i governi stessi potessero banalmente organizzare un'unità di crisi. E questa solidarietà tra i popoli per noi è un cammino di pace, un percorso di pace. L'analisi, in questo caso io, al di là di avere questo ruolo da consigliere diplomatico, sono anche il vicepresidente della formazione internazionale, quindi noi lavoriamo su quella che è il cambiamento della formazione, la sensibilizzazione che deve partire dai leader del domani, che sono anche i nostri giovani. Quindi oggi l'attività, al di là della tutela degli svantaggiati, quindi bambini, donne o comunque situazioni di disagio, il nostro focus è anche quello proprio di, attraverso la tutela dei diritti umani, lavorare su questa rilevanza temporale, di dargli un paracadute di quello che poi è il loro presente o prossimo futuro. Secondo noi, in questo momento, come si evince anche da tutti i media internazionali, c'è una limitazione, una suscettibile limitazione della tutela, della diciamo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in questo momento è come se dal 48 oggi non fosse mai esistita. E nel 2022 questo è inconcepibile. Quindi cerchiamo, attraverso queste attività di sensibilizzazione, come dicevo, di dissemination, ma anche di integrazione tra popoli, di dialogare quotidianamente con anche gli ultimi, che per noi gli ultimi sono coloro che non possono essere ascoltati dalle istituzioni perché ci sono delle situazioni di estremo disagio. E infatti su questo volevo anche sottolineare che noi il giorno prima del conflitto armato, personalmente io ero a Kiev, dove abbiamo organizzato una mostra internazionale dedicata alla pace tra i popoli. E questa scelta, tra l'altro, ha partecipato anche l'Istituto di Cultura Italiano, il nostro ambasciatore, quindi c'è stata una presenza anche italiana, è stato un messaggio di andare controcorrente a quello che poteva essere, che poi purtroppo è accaduto, per unire comunque e lavorare contro la violenza. E mi piacerebbe sottolineare il fatto che in quell'evento noi avevamo anche dei referenti russi, che hanno scelto, e tra l'altro ci sono anche diverse relatrici donne oggi, in particolar modo alcune di loro per la lotta contro la violenza sulle donne, anche durante il conflitto armato. Quindi probabilmente non è la tematica principale, no, dei governi, però queste situazioni sono un sottosistema di quello che sta accadendo. L'obiettivo 16 delle Nazioni Unite, dove pace e giustizia, e per noi è un traguardo. Quindi quello che cerchiamo di fare è promuovere e raggiungere degli obiettivi, dei traguardi, proprio per migliorare e ridurre sensibilmente gli abusi anche dal punto di vista di queste, purtroppo, di queste situazioni di drammatiche, per noi definite drammatiche. Per garantire un processo decisionale riteniamo che sia necessario, al di là di questo dialogo internazionale, la presenza costante a questi tavoli istituzionali, a questi gruppi di lavoro, di persone che si occupano anche della tutela dei diritti umani e quindi dell'aiuto umanitario. Entro il 2030, uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, tra l'altro onorata della presenza
del dottor Arlacchi è proprio quella di raggiungere e garantire a tutti, anche ai paesi in via di sviluppo, e quindi mi volevo collegare al di là della questione ucraina, su cui siamo, Fabio, come sai, centrali. Noi ci stiamo occupando anche dei diritti delle donne per quello che sta accadendo in Afghanistan, quindi quello che è l'attività per la pace tra i popoli, contro la violenza e per l'inclusione sociale, in particolar modo per garantire anche alle donne una parità di genere, è anche quello di non dimenticarsi che quello che accade nella situazione in questo momento acuta, che è una guerra, poi ci sono delle conseguenze che non si riducono al termine del conflitto armato. Quindi il messaggio, diciamo a nome anche del presidente del Movimento Uniti per Unire, è che stiamo lavorando per creare, e abbiamo tra l'altro presentato una proposta internazionale su una nuova cittadinanza collettiva, che è fatta o comunque che possa avere all'interno un'etica sociale differente su dei principi che possono essere quella della rielaborazione del conflitto. E su questo abbiamo creato dei percorsi formativi internazionali dove all'interno ci sono degli studenti, noi li definiamo i leader del futuro, che tra di loro, paesi in conflitto tra loro, li mettiamo insieme a lavorare, a studiare per rielaborare il conflitto non come una perdita profonda della propria anima e delle proprie radici, ma come una rielaborazione che possa portare un mondo migliore. Quindi questo è il messaggio di pace che vogliamo dare, e vi ringrazio tra l'altro dell'invito, perché per noi essere all'interno, e questo lo dico da anche economista, su questa analisi geopolitica è fondamentale anche per suggerire quelle che possono essere i piccoli passi da fare per l'umanità. Grazie. Grazie a te Laura per questo intervento che mi pare molto importante per vari motivi. Intanto perché hai giustamente sottolineato il ruolo della società civile internazionale. Una guerra come questa si mobilitano i mercenari, si mobilitano vari tipi di persone, insomma non sempre animate da intenti positivi, ma si mobilita anche la società civile internazionale. Anche per aver citato alcuni conflitti dimenticati, già Luciana ha fatto riferimento allo Yemen, tu hai fatto riferimento all'Afghanistan, ecco, siccome questi conflitti non sono in Europa, poi uno se ne dimentica, anche se in Yemen, solo nello Yemen si calcolano ben 300.000 le vittime in questi anni di guerra direttamente foraggiata dall'Occidente, e non solo dall'Occidente, con le armi ai vari attori, fra cui la monarchia del Rinascimento saudita. Ecco, allora, a questo punto torniamo però un attimo sul quadrante geopolitico più direttamente interessato da questa guerra, con l'intervento di Maurizio Vezzosi, che come ho detto è specialista un po' delle questioni anche dell'ex Unione Sovietica, correggimi se sbaglio, Maurizio. Buonasera, no, non sbagli. Puoi intervenire, eh? Era una domanda. Benissimo, no, aspettavo, pensavo ci fosse una tua replica, per quello stavo aspettando. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, la premessa che faccio è che mi trovo a Donetsk, dove sono arrivato ieri sera, quindi posso dire che non è stato facile, insomma, come si può immaginare, visto che la zona di Donetsk, la zona del Donbass, che ormai da 8 anni si trova sotto il controllo degli insorti di Donetsk e Lugansk, è una zona immediatamente a ridosso della zona dei territori dove si sta combattendo. Basti pensare che Mariupol, di cui si sta anche in seno ai media occidentali, ai media italiani, insomma, si sta parlando molto,
è a pochi chilometri da Donetsk e fa parte della medesima regione, quindi insomma molto, molto vicino alle zone direttamente interessate dai combattimenti. Nella città, in tutta l'area metropolitana, manca l'acqua da stanotte, visto che una stazione di filtraggio che permette all'acqua di arrivare in città è stata colpita nel corso dei combattimenti, e quindi ecco, questa è per il momento la situazione che posso di cui posso dar conto direttamente, anche se di certo nei prossimi giorni cercherò di documentare per quanto possibile la situazione anche nelle zone oltre il territorio della città di Donetsk, appunto. Quello che si può dire per dare un inquadramento di questo conflitto e di quello che ha cominciato della situazione che si è andata a creare dal 24 febbraio, quindi dal mese scorso sostanzialmente, è una premessa molto semplice, ossia il fatto che questo conflitto non è cominciato il 24 febbraio del 2022, ma è cominciato sostanzialmente nell'inverno tra il 2013 e il 2014, in cui a Kiev si è svolto il Maidan e le cui proteste sono sostanzialmente culminate in un crescendo di violenze sostanzialmente che hanno portato alla destituzione dell'allora presidente ucraino Viktor Yanukovych, accusato di essere sostanzialmente legato a Mosca. Dunque, la destituzione di Yanukovych è un fatto che dovrebbe essere considerato in maniera seria, nel senso che certamente nell'Ucraina di Yanukovych c'erano moltissime problematiche di carattere sociale, di carattere economico e anche politico per certi aspetti. Nonostante ciò, Viktor Yanukovych era un presidente legittimo e sostanzialmente la sua destituzione, per quanto ad alcuni potesse sicuramente risultare una figura poco apprezzabile o poco simpatica, sostanzialmente da un punto di vista tecnico e anche giuridico si qualifica come un colpo di Stato che di fatto ha fatto poi da apripista a un salto di qualità nella violenza politica che in Ucraina si è andata a dare sostanzialmente dal Maidan in poi e con la guerra civile che si è aperta già nella primavera del 2014 sostanzialmente. Questa guerra naturalmente ha visto da una parte le due parti confliggenti essere sostenute una dall'Occidente a guida statunitense e l'altra sicuramente da Mosca. In questi mesi, nei mesi del 2014, c'è stata naturalmente anche la questione della Crimea, di cui la Russia ha riassunto il controllo in maniera sicuramente risoluta, e si è andato proprio nelle regioni del sud orientali dell'Ucraina, quindi del Donbass, dove appunto mi trovo in questo momento, si è andato ad aprire un conflitto costato fino ad oggi oltre 14.000 morti e un numero assolutamente considerevoli di profughi che si sono rifugiati in larga misura nella vicina Federazione Russa. Questo conflitto è stato soltanto in parte attenuato da
dagli accordi, degli accordi siglati a Minsk, la prima tornata di accordi siglata sul finire del 2014, la seconda tornata di accordi siglata invece nel febbraio del 2015. Se da una parte sicuramente questi accordi hanno saputo in qualche modo limitare l'irruenza di questo conflitto, dall'altro non sono riusciti a risolverlo sostanzialmente. Nonostante dal 2015 siano mancati sostanzialmente grossi fino al 24 febbraio scorso, siano mancate grosse operazioni di respiro strategico sostanzialmente, comunque il conflitto ha continuato a provocare vittime, soprattutto nelle zone immediatamente a ridosso di un vero e proprio fronte, con tanto di trincee e sostanzialmente posizioni, campi minati e così via. E questo naturalmente ha provocato enormi difficoltà, soprattutto alla popolazione civile, che molto spesso si è trovata in questi anni a dover attraversare un vero e proprio fronte di guerra, sia per questioni economiche, per questioni familiari e così via, e sia alle persone che sono rimaste a vivere sostanzialmente nelle zone immediatamente a ridosso di questa vera e propria linea interessata dai combattimenti, naturalmente in quanto tale molto più esposta delle città, più distanti da queste posizioni. Quello del Donbass è un conflitto che è stato a lungo, del Donbass, ma più in generale di tutto quello che riguarda l'Ucraina, che è stato in questi anni lungamente ignorato, su cui non si è sostanzialmente, rispetto al quale è mancato un impegno concreto rispetto alla sua possibile risoluzione. C'è da dire che in questi anni la Federazione Russa ha rinunciato, almeno fino al febbraio scorso, all'utilizzo della forza sostanzialmente per la risoluzione di questo conflitto, evidentemente confidando nella possibilità di una soluzione diplomatica sia con gli Stati Uniti, ma soprattutto con l'Europa occidentale. Ricordiamo che i garanti occidentali degli accordi di Minsk erano sostanzialmente la Francia e la Germania, e nonostante le garanzie offerte da questi paesi, l'Ucraina non ha sostanzialmente mai rispettato gli accordi di Minsk, che avrebbero sostanzialmente previsto una larga autonomia per le regioni del Donbass e quindi anche un riconoscimento di legittimità politica alle compagini di Donetsk e Lugansk, riconoscimento che è mancato del tutto, nel senso che Kiev ha sempre ribadito che non avrebbe mai concesso legittimità politica a queste compagini, e coerentemente, volendo con questa posizione, ha sempre rifiutato di sedersi al tavolo con i rappresentanti di queste regioni insorte e chiaramente orientate verso la Federazione Russa, e ovviamente anche sostenute dalla Federazione Russa. Quindi questo è certamente uno degli elementi che ha bloccato le possibilità di risoluzione del conflitto dal 2015 al, direi, al 23 febbraio del 2022, e che
di fatto oggi si trova a che continua a bloccare soluzioni di possibili soluzioni di carattere negoziale o diplomatico sostanzialmente. Questo si può avere sicuramente conferma seguendo le varie dichiarazioni dell'attuale presidente ucraino Zelensky, sia delle altre compagini governative, in sostanza, che ribadiscono il loro sostanziale oltranzismo e la loro sostanziale indisponibilità ad andare incontro a quelle che sono le richieste di Mosca. In questo credo che, soprattutto volendo, andando in qualche modo a confidare in una quanto più rapida possibile fine delle attività militari, credo che si debba essere estremamente, estremamente realisti. E francamente mi permetto di dire che mi sembra che in gran parte del dibattito che è attualmente in corso in Italia manchi molto un aspetto, come dire, concretamente, un risvolto concretamente realista. Questo perché nella sostanza un negoziato tra due paesi in conflitto tra loro si basa su un fatto molto semplice, ossia sui rapporti di forza. Questo può sembrare, potrebbe essere visto, interpretato quasi come fatto, come dire, banale, e forse per qualcuno, insomma, lo è, insomma. Allo stesso tempo credo che sia utile ribadirlo, perché è chiaro che nel momento in cui un paese lancia un'operazione militare di questa portata, si espone in maniera, direi, totale a una replica della compagine sostanzialmente occidentale che ha sostenuto fino ad oggi il governo ucraino. È evidente che questa reazione era una reazione attesa. Io non credo che qualcuno a Mosca fosse convinto nel momento in cui ragionava sulla possibilità di questa operazione militare che da parte occidentale non ci sarebbe stata una risposta di questo tipo. Ritengo che venisse data, come dire, per certa, naturalmente, una reazione di questo tipo. Quindi è chiaro che queste sanzioni oltretutto non avranno un carattere, come dire, di breve periodo, ma probabilmente andranno a sedimentarsi, a cristallizzare una situazione in qualche modo definitiva, nel senso che il tentativo di isolare Mosca, di isolare la Federazione Russa, sarà sicuramente un tentativo che andrà avanti per almeno nel medio periodo, forse addirittura nel lungo periodo. Quindi è chiaro che per Mosca a questo punto è difficile tornare sui propri passi e andare a negare quelli che sono elementi fondamentali sostanzialmente che hanno mosso questa operazione militare, a torto, a ragione, a torto in parte, a ragione in parte, al di là di questo, perché fondamentalmente poi, ripeto, io credo che per cercare di essere quanto più obiettivi e concreti possibili si debba cercare di guardare la realtà nel suo risvolto oggettivo e non sotto una lente che in qualche modo ce la presenta in un modo più accettabile rispetto al nostro punto di vista. Quindi ritengo che in questo, che la sconfitta sul piano strettamente militare dell'Ucraina sia sostanzialmente una questione di tempo, e questo ritengo che anche vari generali italiani che hanno preso
che hanno preso parola, che sono intervenuti su questo tema, mi sembra che l'abbiano spiegato molto bene, con grande competenza, e mi sembra che da parte della nostra politica sia mancato un ascolto di queste posizioni. Mi sembra che contemporaneamente la posizione ucraina, intesa come quella naturalmente governativa, e quella di certe compagini dell'Europa occidentale sia totalmente irresponsabile, perché sostanzialmente non tiene conto delle implicazioni di un certo transismo rispetto alla condizione della popolazione civile. Manca totalmente di considerare questo aspetto, e manca totalmente di considerarlo rispetto a un elemento fondamentale, ovvero sia che insistere sull'oltranzismo significa sostanzialmente prolungare la durata delle attività militari, con conseguenze assolutamente non auspicabili per quello che riguarda sia i militari che i civili, sostanzialmente. Scusate. E quindi questo ritengo che se c'è qualcosa che può essere fatto da parte occidentale, dalla cosiddetta società civile o da chiunque possa influire sui processi politici in corso in Europa occidentale, soprattutto in Italia, credo che sia auspicabile il fatto di spiegare che questo atteggiamento è totalmente irresponsabile e totalmente lontano dagli interessi degli ucraini, peraltro. Quindi su questo credo che serva una grande chiarezza, e serva anche considerare quella che è stata fino ad oggi la situazione ucraina. Ho saputo, ho letto di vari interventi secondo i quali l'Ucraina sarebbe stata fino ad oggi un paese democratico, un paese molto, molto in linea con i valori cosiddetti occidentali, e francamente, conoscendo piuttosto bene la realtà politica ucraina, faccio veramente fatica, non dico a condividere questa lettura, questo punto di vista, ma a considerarla una posizione sostenibile, sostanzialmente, perché vedete, l'Ucraina è un paese in cui dal 2014 è stata scatenata una repressione politica che nell'Europa occidentale di questi anni difficilmente può trovare un parallelo e sostanzialmente un esempio che le si avvicini. E peraltro l'attacco russo ha in questo senso acuito questo risvolto assolutamente repressivo e fortemente autoritario dell'Ucraina. In effetti è sufficiente essere considerati delle figure neanche filorusse o con simpatie per la Federazione Russa, ma semplicemente delle figure ostili o non del tutto in linea con la politica governativa, per avere problemi molto seri non solo con
non solo con la polizia e con l'apparato di sicurezza, ma anche con tutta una serie di figure di natura paramilitare sostanzialmente, alle quali tra l'altro in queste ultime settimane il governo ucraino ha affidato le ha sostanzialmente messe nella condizione di agire e operare nell'impunità più assolutamente completa. Avviati un attimo a concludere perché abbiamo un problema di tempo. Stai dicendo sì, molto interessante, ma di sintetizzare qui. Quindi concludo, e anzi chiedo scusa se mi sono dilungato, concludo dicendo, ribadendo che è importante tenere presente quello che è il quadro della situazione ucraina, sia sul piano delle questioni interne, sia per quello che riguarda i rapporti di forza sul campo con la Federazione Russa, e è sicuramente importante tenerlo presente sia per quello che riguarda il futuro dell'Ucraina post bellica, sia per quello che riguarda il futuro complessivo dell'Europa intesa nel suo complesso. Grazie Maurizio Pezzonsi, io penso che indubbiamente quella che tu hai definito un'operazione militare, che io continuo a definire in conformità al diritto internazionale una guerra di aggressione scatenata da Putin il 24 febbraio, ovviamente evidenzia un fallimento totale della politica. Su questo siamo d'accordo, l'ho accennato prima di me anche Luciana Castellina. Ecco, adesso l'intervento di Pino Arlacchi. In questa situazione, quali possibilità ci sono di un recupero di questa dimensione politica che tutti noi evidentemente riteniamo indispensabile e urgente, e a quali condizioni? Pino Arlacchi. Attivare il microfono, Pino, se no non ti sentiamo. A quanto pare, se depurata dalla isteria e dalla paranoia, innanzitutto mediatica e anche politica, la politica europea ha dimostrato di essere schiava dei media, seguendo le posizioni più folli ed estreme dei media europei, che hanno poi una loro logica comunque in questa follia di cui parlerò dopo. Depurato da questo, stiamo andando a una conclusione assolutamente prevedibile fin dal primo giorno della guerra. La conclusione è ovvia. L'Ucraina non entrerà nella NATO perché è la posizione degli europei da 20 anni. Soprattutto i paesi più importanti, Francia e Germania, hanno sempre detto e hanno sempre bocciato i tentativi anche degli Stati Uniti con Bush di far entrare l'Ucraina e anche la Georgia nella NATO. Terminerà probabilmente con il riconoscimento di uno stato di neutralità dell'Ucraina, che è la cosa più logica e sensata, visto il punto in cui si è arrivati, e poi terminerà con una soluzione nel Donbass che era quella prevista dagli accordi di Minsk. Può darsi, se la Russia stravince il conflitto, che si arrivi anche a qualcosa di più degli accordi di Minsk dal punto di vista russo, cioè che queste regioni vengano incorporate nella Federazione Russa. Ma non mi pare che i russi siano entusiasti di questa soluzione. A loro bastava il rispetto degli accordi di Minsk, che sono stati uno degli aspetti più importanti che hanno portato poi alla guerra. Quindi sono questi tre punti che chiunque mastichi l'ABC della politica internazionale, del diritto e così via, erano chiare fin dall'inizio. Cioè che la guerra non fosse la soluzione e che questa guerra, e quindi inviare armi a esasperare il conflitto, sarebbe servito soltanto ad aumentare il numero delle vittime, a rallentare i tempi della conclusione, erano cose
chiare, evidenti, fin dall'inizio. Non credo di aver visto un esperto, un conoscitore, uno studio politico internazionale che fin dall'inizio abbia detto cose diverse da queste. Qui senza distinzione di posizioni, di destra, di centro, di sinistra, più o meno, chiunque mastichi un minimo di problemi internazionali ha capito fin dall'inizio che la cosa sarebbe andata così. Non c'era partita. La potenza militare russa non è confrontabile, siamo intorno a 8-1, alla seconda, 7-1, 8-1, 10-1 rispetto all'Ucraina. La possibilità di estendere il conflitto anche è stata esclusa fin dall'inizio dagli Stati Uniti, prima, poi e ovviamente dalla NATO, che non è altro che una estensione degli Stati Uniti, e poi anche dai leader europei, i quali hanno dato il peggio di se stessi. Ecco, ho sentito un bel intervento, molto, molto in linea con l'europeismo di un tempo, sull'Unione Europea, che ha dato il peggio di se stessa. Ha tirato fuori il peggio del continente europeo. E mi dispiace che, purtroppo, tutto quello che sta facendo la Russia conferma questo. La Russia è in larghissima parte europea, ha tirato fuori, usando la forza, le armi e l'aggressione, quella che è la più classica, onorata tradizione della storia europea, che pensavamo fosse terminata con la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo goduto i 70 anni di pace e penso che continueremo a goderla. Ma questa battuta di arresto significa che il vecchio spirito europeo, lo spirito di aggressione, che abbiamo visto fino adesso fuori dall'Europa e quindi ce ne siamo accorti fino a un certo punto, perché abbiamo fatto 7 guerre di aggressione in questi ultimi 20 anni fuori dall'Europa, ma siccome erano fuori dall'Europa, beh, è una vecchia storia, no? Alla fine non è che... Ho letto diversi commenti, commentatori italiani che dicono, ma sì, d'altra parte, siccome questi sono vicini a noi, allora la cosa ci colpisce ed è giusto che noi ce ne occupiamo. Quindi, al di fuori dell'Europa possiamo fare quello che vogliamo, cioè la famosa doppia morale, no? Cioè quello che le regole morali ed etiche e politiche che valgono tra di noi non valgono al di fuori del perimetro occidentale. E mi dispiace che questa guerra ha dimostrato che anche la Russia è paese europeo da questo punto di vista, ha dimostrato la profonda radice aggressiva dell'Europa che non rinuncia alla sua vocazione di violenza. Poi, quindi dicevo, è la guerra più evitabile che abbiamo visto negli ultimi tempi, che credo si concluderà anche abbastanza presto con quello che è un accordo, che è quello che i russi hanno detto fin dall'inizio, con in più il discorso della neutralità, perché all'inizio nelle richieste russe non c'era il discorso della neutralità ucraina. La neutralità dell'Ucraina è un prodotto delle settimane di guerra. Se non avessimo dei leader europei così irresponsabili e così terribilmente al di sotto del proprio ruolo, bastava dire subito, da parte dei francesi e dei tedeschi, bastava riconfermare la posizione che hanno sempre avuto a proposito dell'Ucraina, che l'Ucraina non sarebbe entrata nella NATO. Bastava dire questo. Mentre cosa si è fatto nelle prime settimane? Si andava da Putin, inchinandosi a Putin e sussurrandogli nell'orecchio, ma noi ci siamo sempre in realtà opposti all'ingresso dell'Ucraina, stai tranquillo, eccetera. E poi dicendolo a mezza voce ai media, non dicendolo affatto e non traducendolo poi nei fatti. Bastava tradurre questo discorso immediatamente in un accordo, prima un accordo politico, diplomatico, informale e poi in un vero e proprio trattato che avrebbe previsto quello che c'è voluta una guerra per ottenere, e cioè che l'Ucraina non entri nella NATO e quindi la smetta di diventare uno strumento di aggressione alla Russia. Ho visto che poi tra le poche persone ragionevoli intervenute nel dibattito in queste settimane, diversi militari, dire esattamente questo. Il generale Mini ha detto la cosa che più mi meraviglia, conoscendo la storia dell'espansione della NATO negli ultimi 20 anni verso la Russia, è che come mai è venuta così tardi questa guerra? Le premesse di questa guerra sono state create da un'aggressione al rallentatore
avvenuta da parte della NATO verso la Russia, senza motivo. Senza un motivo diverso da quello di obbedire alle logiche americane, ma al di là di questo, alle logiche ancora di più, alle logiche di Mackinder. La politica americana ha sempre rispettato i canoni di Mackinder, che si trattasse dei democratici o dei repubblicani o di chiunque altro, tutte le amministrazioni americane hanno tentato di evitare ad ogni modo la saldatura del continente europeo, e cioè l'estensione dell'Europa fino alla Russia. I padri fondatori dell'Unione Europea avevano bene in mente questa questione. Per loro fu chiesto a Schuman nel 1954, in piena guerra fredda, gli fu chiesto dove sono i confini dell'Europa, i confini geografici dell'Europa. E Schuman disse che l'Europa non ha confini geografici, perché l'Europa è lo spirito europeo. Ovviamente, la domanda successiva, è la Russia e l'Unione Sovietica? La risposta di Schuman fu sì, certo, anche la Russia un giorno farà parte dell'Unione Europea. Spezzare questo processo, che sarebbe dovuto essere l'approdo dell'espansione verso est dell'Unione Europea, quello che i padri fondatori intendevano, fino a Prodi, fino a Prodi. Ora Prodi magari non lo dice perché è troppo democristiano per dirlo, ma in realtà quello che Prodi ha sempre pensato e detto così informalmente era che il processo di espansione sarebbe terminato con l'inclusione della Russia nell'Unione Europea. Dopo il crollo del muro era abbastanza logico che ciò avvenisse. Che cosa è successo? È successo che non si è formalizzata la amicizia, la cooperazione che si era stabilita dopo il crollo del comunismo. Nonostante perfino Yeltsin abbia messo un paletto preciso sulla questione dell'espansione della NATO, la NATO si è espansa a ondate successive, finché è ovvio che la Russia ha reagito come qualunque grande potenza alla fine avrebbe reagito, sbagliando con la guerra. Sono contrarissimo alla guerra, non ci sono guerre giuste, e anche questa guerra non fa eccezione. Però se non si capisce il contesto complessivo, difficilmente si riesce a capire. E io penso che il movimento pacifista e per la pace che si è sviluppato in Europa in questa occasione abbia dimostrato una grande maturità. È un movimento molto più trasversale di quello del passato, è un movimento molto più maturo, che comprende molto bene le esigenze di un mondo multipolare. È vero, come diceva De Sena, che c'è il sovvertimento dell'ordine internazionale esistente, ma il sovvertimento è precedente. La guerra precede la Russia e precede questa crisi. Il sovvertimento è già avvenuto ed era in nuce in modo molto più prima, con la caduta del muro. Nell'89 non è caduto soltanto il comunismo. Nell'89 si è aperto il mondo multipolare, che adesso è in pieno svolgimento. Ed è un mondo che, secondo me, è molto più pacifico ed è molto migliore del mondo precedente, del mondo bipolare. Se voi guardate questa crisi con gli occhi di chi sta fuori dall'Occidente, con gli occhi della gran parte dei paesi del mondo, vedete che la lettura è molto diversa. Non è affatto vero che c'è il bene contro il male. Non è affatto vero che non è la guerra fredda. Non è affatto vero. La gran parte dei paesi del mondo, soprattutto i più grandi paesi del mondo e così via, o non si sono schierati, o alcuni dei più grandi si sono schierati in favore della Russia. Cina e India si sono praticamente messi dalla parte della Russia con l'astensione alla votazione all'ONU e con tutte gli sviluppi successivi. Ma perfino paesi tipo, non so, l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha rifiutato di schierarsi, anzi proprio ieri ha deciso che d'ora in poi il petrolio se lo fa pagare in renminbi e non in dollari, dando un colpo tremendo al potere del dollaro. Come voi sapete, il potere del dollaro si basa molto sul petrolio, sul mercato del petrolio. L'India, che gli americani pensavano di avere distaccato dalla Russia
è messo nel loro campo, visto che l'India da 60 anni ha un accordo di cooperazione e di amicizia con la Russia, un accordo di ferro, che è, negli ultimi tempi sembrava indebolito dalle avanze e dagli accordi con gli americani. Nel momento della crisi l'India è nettamente dalla parte della Russia, sta facendo adesso accordi di cooperazione, soprattutto per quanto riguarda l'energia con la Russia, nonostante la sua rivale continentale, che è la Cina, sia anche lì, anche da quella parte, dalla stessa parte. Altri grandi paesi, la stessa cosa, si sono disinteressati oppure non si sono schierati, hanno scelto di non schierarsi. Sto parlando, che so, grandi paesi, Messico, Brasile, Pakistan, paesi che contano in un mondo multipolare. Quindi attenzione a valutarla bene, perché questo modo occidentale, visto il monopolio dell'informazione, di valutare queste crisi, alla fine acceca e impedisce. E qui il ruolo delle persone che conoscono le cose è fondamentale. È fondamentale. Perché? Perché al di là, la mia analisi è quella che questa crisi è spinta non solo da interessi geopolitici contingenti, è spinta da fattori, da interessi economici fortissimi, che non sono soltanto quelli ovvi dell'industria militare e della sicurezza. È ovvio che l'industria militare e la sicurezza, per sopravvivere, ha bisogno di crisi, ha bisogno di conflitti e di nemici. La principale industria della paura e della insicurezza e della destabilizzazione non è oggi l'industria militare, è l'industria mediatica. Il ruolo dei media nel fomentare le guerre, nel fomentare aggressioni o trasformare conflitti locali che potrebbero essere risolti diplomaticamente in scontri armati, è ormai diventato fondamentale. Guardate tutte le ultime guerre che ci sono state. Le guerre della post-Jugoslavia, il ruolo svolto dai media nel trasformare la Bosnia in un campo di battaglia, un paese famoso per... non so quanti libri sono stati scritti sulla perfetta soluzione bosniaca delle diversità etniche e religiose. La Bosnia è stata trasformata in un campo di battaglia dalle radio private, dai media, che hanno soffiato sul fuoco in un modo indecente. La stessa cosa è avvenuta in Ruanda, dove il genocidio è stato fomentato da questi media irresponsabili, per non parlare di che cosa è stato poi l'intervento in Iraq. L'intervento in Iraq è stato salutato dai media, che sono molto cambiati. Attenzione, i media sono anche quelli che hanno fatto finire la guerra del Vietnam. Sono stati decisivi i media americani, insieme alle università, insieme ad altri, a far finire la guerra del Vietnam. Ma nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti. Sono diventati un'industria enormemente più potente, enormemente più pervasiva e un'industria nello stesso tempo molto preoccupata del proprio futuro per via dei social media, i giornali per esempio. I giornali sono la canna del gas, quasi tutto il mondo. Anche una certa tipo di televisione tradizionale è molto in crisi, quindi alzare gli ascolti, alzare le vendite, attraverso la vendita di paura a man bassa, la creazione di nemici attraverso i quali tenere la popolazione in mobilitazione permanente, è ormai una caratteristica continua. C'era il Covid. A un certo punto questo Covid è cominciato a declinare, ha funzionato sempre di meno per via del fatto che, insomma, si erano fatti dei grandi progressi, ma i giornali erano diventati televisioni, erano 90% Covid, tutto il resto era sparito. Diminuito il Covid, c'era il grande problema: adesso che facciamo? Adesso che facciamo? Chi è il nemico? Medio Oriente. Medio Oriente, ahimè. In Siria la guerra civile, da 500.000 morti e di 70-80.000 morti all'anno, è praticamente terminata. Sono andato a guardare le cifre l'altro giorno, qualche centinaio, qualche migliaia di morti all'anno, neppure, non sono neanche di guerra civile. Quindi la crisi di guerra civile è finita. Afghanistan si sono ritirati. Iraq. L'Iraq, gli strategici dell'invasione irachena, che hanno provocato una guerra civile notevolissima, negli ultimi 5 anni
E la violenza in Iraq è declinata fino a livelli assolutamente minimi, siamo sotto i 500-400 morti all'anno. Dopo che Trump ha cominciato a ritirare gli americani da tutto il Medio Oriente. Terrorismo internazionale, io seguo queste cose perché me ne occupo da tanti anni ormai. I database sul terrorismo internazionale, tutti concordano nel rilevare che c'è un crollo degli attentati terroristici mondiali perfettamente parallelo al ritiro americano e NATO dal Medio Oriente. Cioè siamo intorno, guardate che siamo da 70-80%, cioè non è un declino così. È un crollo storico consecutivo, sono 6 anni consecutivi che non ci sono più attentati terroristici con migliaia, decine di migliaia di vittime, soprattutto perché il terrorismo segue teatri di conflitto e segue, è un contraccolpo delle guerre occidentali nel resto del mondo. Quindi, finito l'allarme terroristico, la provvidenza del Covid che ha tamponato la crisi, che cosa bisognava inventarsi? Il nemico russo che è qui, i russi da questo punto di vista si sono prestati perfettamente al gioco. Una volta questo avrebbe provocato la corsa agli armamenti e così via. E mi dispiace che Putin, che ha detto, noi io mi ha detto 4 anni fa, quando ha tagliato le spese militari russe, dopo aver dichiarato che non sarebbe mai caduto nella trappola della corsa agli armamenti, perché la Russia dopo la guerra in Georgia del 2006 ha fatto una grande riforma delle forze armate, ha trasformato una forza armata vecchia, obsoleta, in una arma di guerra di primo ordine, e poi basta. E Putin ha detto, abbiamo riformato le forze armate, adesso basta, nessuno ci porterà a fare una guerra di armamenti. È un gioco a cui noi non partecipiamo. Purtroppo è caduto proprio in quel tipo di gioco lì. Si è prestato perfettamente, ha fatto il lavoro che avrebbero dovuto fare gli americani, l'industria della paura. Cosa succede adesso che finisce questa guerra? Beh, è un bel problema. Taiwan non so quanto può funzionare con gli europei, è troppo distante, e poi c'è il grande problema della Cina. Cioè la Cina è una potenza economica mostruosa, è anche una potenza politica notevolissima, quindi potete immaginare che non credo che il mondo sia pronto a correre in difesa di una Taiwan. Come voi sapete, Taiwan nel momento in cui dichiara la sua indipendenza viene invasa dalla Cina e non lo fa per questa ragione. Non credo che il mondo e neanche gli Stati Uniti corrano in difesa di Taiwan e non credo che sia possibile e così facile indossare l'elmetto alla Gianni Riotta e a questi altri qui, questi soldati immaginari, questi finti bellicisti che come stanno facendo adesso, questa paranoia, questo esercizio di paranoia che stanno facendo, saranno pronti a farlo alla prossima occasione. Ecco, questo sarà un grande problema. Per cui non bisogna anche esagerare i termini della questione. Non credo che noi abbiamo mai corso un problema di guerra nucleare, né credo che lo correremo tanto rapidamente. Chi parla di questo parla in modo abbastanza così irresponsabile. Gli studiosi delle guerre sono abbastanza d'accordo nel dire che le guerre non scoppiano per caso. Cioè non è, l'incidente che provoca la guerra è soltanto l'incidente. Se non c'è una volontà netta da parte dei due contendenti o di almeno uno dei due di provocare lo scontro, l'incidente, se accade, viene declassato e trattato come un incidente. Se invece c'è la volontà di fare la guerra, l'incidente diventa il casus belli attraverso cui poi si parte in quarta con la guerra. Quindi siccome fin dall'inizio sia Biden sia la NATO sia gli stessi europei hanno detto che l'opzione nucleare era fuori discussione, che la NATO non sarebbe intervenuta in difesa dell'Ucraina, questo argomento, io direi, questa allerta nucleare poi non c'è assolutamente stata, né negli Stati Uniti non è successo niente, e quindi la guerra alla fine diventerà un argomento di gli strascici potranno durare molto a lungo, ma ecco, anche qui, vedete,
sono molte, c'è molta farsa e c'è molta caricatura in tutto questo. Questa non è la terza guerra mondiale, non è neanche una guerra mondiale. E la storia, come voi sapete, si ripete, la seconda volta in cui si ripete sotto forma di farsa. Questa è una guerra in larga parte dovuta dall'industria della paura, che passerà poi a un altro argomento, lasciando però sul terreno vittime, morti e distruzioni. E questo è il vero problema. Una volta si poteva sperare nella politica, che può mettere argine ai media e ai sentimenti folli dell'opinione pubblica che non ragiona più. Però io spero che prima o poi questo esercizio di responsabilità spunti da qualche parte. Credo che ci sia nella gente, perché se andate a vedere i sondaggi della gente normale, voi non trovate assolutamente questa inclinazione bellicista. In Germania c'è quasi il 60% delle persone che crede che la NATO abbia una grossa responsabilità nella guerra, e poi per l'invio di armi e così via c'è il 70-80% degli italiani, degli europei, che sono contrari. L'opinione della gente così, ecco, che non è ancora intossicata dalle cose che guardiamo in televisione, continua a essere molto ragionevole. Non abbiamo un'esplosione di nazionalismo e di xenofobia come quella che ha accompagnato, preceduto le guerre mondiali. Per fortuna non siamo più in una situazione di questo genere, ma abbiamo però delle industrie potenti, che sono quelle che vi ho detto, i media, in Europa molto di più i media, negli Stati Uniti sono tutte e due, sono sia i media sia l'industria militare. Da noi per fortuna non abbiamo un'industria militare importante in Italia e in Europa, anche se a quanto pare il ministro Guerini si sta adoperando e gli altri si stanno adoperando, Tricoletta e diversi altri si stanno adoperando per averla anche noi. Anche lì io spero che poi alla fine, finita la gran cassa e tutto, scemi questo discorso, che è il più pericoloso di tutti. Di tutti i discorsi che ho visto, il più pericoloso è quello che vuole interrompere il declino storico delle spese militari. Guardate che le spese militari, se le prendete in termini assoluti, sono rimaste uguali o sono un po' aumentate. Siamo intorno a 1.000 miliardi di dollari all'anno a livello mondiale, le cifre del SIPRI. Però il SIPRI fa un gioco che a me non piace, che ho criticato in diverse occasioni, che è quello di non considerare la percentuale sul PIL. Loro dicono, quest'anno le spese militari mondiali sono ancora aumentate, eccetera. È vero, ma a parte il fatto non sono poi aumentate tantissimo, sono 1.000-1.200. Se le guardiamo rispetto alla crescita del PIL, le spese militari mondiali sono diminuite del 40% negli ultimi 30 anni e continuano a diminuire. E l'Europa è all'avanguardia di questo processo. Cioè la pacificazione del continente europeo, la vocazione pacifica dell'Unione Europea, che c'era prima di questa crisi e che ritornerà prima o poi, speriamo, salvo che questi leader che abbiamo, ecco, ha una importanza. Interrompere questo trend verso, Italia e Germania hanno spese militari adesso intorno all'1%, secondo di come le misuriamo, 1,1, 0,9, siamo paesi sostanzialmente che non arramiamo più. E gli altri paesi, dove è più o meno la stessa cosa, eccetto la Francia e il Regno Unito, per via della loro eredità coloniale, hanno un po' di più di noi. Ecco. Ma alla fine, e poi gli altri paesi è la stessa cosa. Interrompere questo trend e riaprire l'aumento della spesa militare di armamenti, questo sì. Ecco, quando questo si tradurrà in realtà e così via, questo sarà il segnale che il mondo può diventare un posto molto più pericoloso. Io spero che questo non avvenga e spero che le forze della pace che continuano a camminare si ritornino a prevalere. Grazie Pino, speriamo che tu abbia ragione. Peraltro ti ringraziamo per la tua analisi, come sempre molto lucida e molto documentata. Ricordo che Pino Arlacchi ha pubblicato un libro che si chiama appunto Contro la paura recentemente, che ha avuto anche l'amabilità di inviarmi e che ho letto. Appunto, questo discorso dell'industria della paura mi pare che sia un discorso da riprendere con molta attenzione anche da parte di noi studiosi di diritto internazionale, ma anche di altre discipline. Ecco,
A questo punto c'è forse un breve spazio per una replica. C'è Pasquale che mi ha chiesto di intervenire di nuovo, forse anche qualcun altro vuole intervenire. Dico alcune domande che sono arrivate, ma insomma tanto così per dare qualche ulteriore spunto di discussione molto rapidamente. L'avvocato Rossi chiede: si può ipotizzare un'azione giuridica per bloccare invio armi palesemente incostituzionale? Marlene Micheloni: io stavo proprio per chiedere se non sarebbe il caso di lanciare un'enorme campagna per la diserzione. Ancora Tiziano Cardosi: fare entrare l'Ucraina e Russia nella UE sarebbe una cosa razionale, ma renderebbe superflua l'esistenza della NATO. Credo che gli USA temano la saldatura fra capitali europei e risorse russe. Potrebbe nascere un soggetto di dimensioni tali da erodere l'egemonia statunitense nel mondo. E infine Gennaro Guida: lo scioglimento della NATO segnerebbe un passo avanti nella via della pace in Europa. E allora, che ne facciamo delle armi? Tanto a titolo di, ovviamente non pretendo risposte dettagliate a questi interrogativi, a volte molto precisi, a volte molto ampi, diciamo così, ma insomma, tanto per dare qualche spunto. Allora c'è Pasquale che ha chiesto di intervenire, se ci sono anche altri che lo vogliano fare. Nel frattempo ci hanno abbandonato, oltre a Luciana Castellina, anche Domenico Gallo e Maurizio Pezzosi. Se di quelli che sono ancora rimasti voglio dire qualcosa, me lo facessero presente nella chat. Prego Pasquale. Allora sì, io quasi quasi prendo spunto dalla questione posta sulla liceità o illiceità dell'invio di armi, per dire una cosa controcorrente. Cioè l'invio di armi secondo me è lecito, assolutamente lecito dal punto di vista giuridico, anche sotto l'imperio di questa Costituzione. Perché? Perché l'articolo 11 rinvia, come Fabio tu mi insegni, al diritto internazionale, e il diritto internazionale consente, veramente anche l'articolo 10, ma insomma l'articolo 11 in materia di uso della forza non stabilisce un principio di pacifismo assoluto, ma rinvia al diritto internazionale. E nel diritto internazionale è contemplata sia la legittima difesa individuale che quella collettiva. Ora, detto questo, la questione dell'invio delle armi è politica. Non so se mi spiego. E il fatto di metterla sul piano giuridico è una stupidaggine, a mio sommesso avviso. È naturalmente sul piano politico che va valutata la questione dell'invio delle armi. E francamente, se tutto questo spreco di vite umane dovesse portare al punto in cui ci ha indicato Arlacchi, io mi chiedo se l'invio delle armi non può aver contribuito ad avversare le persone. Punto e basta, non fare niente se non a questo, e a proseguire su una strada pericolosissima che è quella intrapresa dalla infima, diciamo, elite politica europea e da quella nazionale, e da quelle nazionali. Quindi ripeto, secondo me l'articolo 11 ci consente assolutamente inviare armi, non c'è dubbio, sia che noi concepiamo questo come sostegno a una legittima difesa individuale, come è stato sostenuto da Rossi su siti blog di recente, sia che consideriamo invece, come secondo me più correttamente bisognerebbe fare, quello che si sta verificando come una forma di legittima difesa collettiva vera e propria, cioè di appoggio armato collettivo all'Ucraina. Secondo punto, la questione diciamo messa in evidenza da Giulia Rossolini è assolutamente vero, cioè quello dell'Unione Europea è un problema strutturale, inutile che ci giriamo attorno, inutile, e i giuristi, soprattutto i giuristi di diritto dell'Unione Europea, anche noi internazionalisti, nonché i pubblicisti in genere, sono parte del problema, perché continuano a ragionare attorno alla questione dell'integrazione come se fosse una questione di tecnica giuridica. Non lo è una questione politica, ripeto. Terzo punto, Gallo ha detto, e molti altri interventi hanno ripetuto lo stesso concetto, che ci sono delle responsabilità occidentali molto gravi nell'identificazione delle cause, perlomeno non occasionali, di questa.
Io sono perfettamente d'accordo, ma attenzione, questo non significa affatto che Putin e Xi Jinping non abbiano un progetto di tipo imperialistico, non significa affatto che in questo momento non sia in atto, in modo sacrosanto, secondo me, un progetto controegemonico, non significa affatto, cioè che non sia vero quello che tu, Fabio, hai detto, e cioè che siamo in una situazione che Gramsci definirebbe in quei termini che tu hai ricordato. Ultima osservazione, diceva Arlacchi, ed è vero, che questa situazione, diciamo, rivoluzionaria, per così dire, nel senso, diciamo, tecnico del termine, cioè di sovvertimento di un ordine costituito, non è cosa di oggi, però non è neanche cosa degli inizi del dopo guerra fredda, nel senso che dal 1991 più o meno fino a direi quasi ad oggi, l'ordine internazionale, anche giuridico, che si è costituito soprattutto attorno al concetto di sicurezza collettiva, integrato dalla nozione di minaccia alla pace come nozione che ricomprende la tutela dei diritti umani, usata o abusata ad Occidente, come è noto, è una vicenda che si è protratta per circa 30 anni. E questa vicenda è oggi, che tende a intravedere una fine. Io non so se in favore di un ordine, diciamo, mondiale più giusto. Sicuramente la prospettiva è quella di una multipolarizzazione dell'ordine internazionale. Questo emerge molto chiaramente dai documenti che ci è dato di leggere, ai quali sinceramente hanno fatto riscontro atti concreti assolutamente conseguenti. Arlacchi ricordava giustamente che la votazione nella sede dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non è andata affatto nel senso che è stato veicolato dalla stampa occidentale. Se è vero che credo 141 stati hanno votato a favore della risoluzione di condanna e solo 35 si sono astenuti e 5 hanno votato contro, se noi andiamo a vedere, c'è una cartina che gira che rappresenta plasticamente questa situazione con la colorazione, l'assetto di questi stati, l'estensione territoriale e la capacità geopolitica da parte del blocco, diciamo, che si è andato costituendo tra Cina e Russia, e direi anche India, di attirare altri stati in varie parti del mondo, in particolare in Africa, è enorme. Quindi noi siamo già oggi di fronte a un rivolgimento che non è iniziato ieri, ma non è iniziato neanche all'inizio degli anni 90. È vero piuttosto e quello che ancora una volta ci ha detto Luciana Castellina e che Giulia ha ripreso, e cioè che nulla è stato fatto per governare politicamente questa vicenda storica. Nulla. Naturalmente, come tu sai, come sapete tutti, esiste una, diciamo, una nozione, che è quella della profezia che si autoverifica, che è esattamente, secondo me, applicabile a quello che è successo. Quelli della NATO, in particolare gli Stati Uniti, gli Stati occidentali, gli Stati NATO e gli Stati Uniti, soprattutto nell'ultima fase precedente all'intervento russo, non hanno fatto che pronosticarlo e l'intervento russo si è puntualmente avverato. Per anni, direi per 15 anni, nel mentre Putin mangiava, come tutti quanti sappiamo, parecchi territori a sé circostanti, si è costantemente detto che Putin procedeva ad un disegno espansionistico, e questo si è regolarmente verificato senza che nessuno abbia mosso un dito. Questo nessuno che non ha mosso un dito non sono naturalmente i giuristi che si sono presi fin troppo spazio, ma sono i ceti politici e, se volete, anche i soggetti politici occidentali. Grazie mille. Posso fare un commento? Fabio. Certo, Pino, vai. Sì, no, a proposito, no, condivido molto quello che dice De Sena, ma c'è un punto che andrebbe ben chiarito. Questo progetto egemonico russo-cinese, che secondo me non c'è. La Russia
Dov'è questa egemonia, questa espansione? Crimea e Georgia? Ma non mi pare. Crimea è un'annessione. La Georgia, la crisi georgiana del 2006 è stato il risultato di un'aggressione della Georgia a un territorio russo interno al suo paese, con una controffensiva russa che si è fermata a un certo punto. C'è stata un'indagine dell'ONU che ha, anche dal punto di vista giuridico, ha accusato la Russia di un eccesso di legittima difesa in quel caso. Ma insomma, stiamo parlando di due crisi. Una assolutamente, come dire, non cruenta, innocua dal punto di vista delle vittime, quella della Crimea. E la seconda cosa fu un breve scambio di scontri militari finito rapidamente. Oh, e beh, è tutto qui. Dov'è questo espansionismo? Io non riesco a vederlo. Poi la Cina, attenzione. In un mondo multipolare non ci sono... Un mondo multipolare non vuol dire che ognuno si fa i fatti suoi, che torniamo alla situazione post-Westfalia. Oggi c'è una grande moda tra gli scienziati politici, il mondo sta tornando... Non è post-Westfalia il mondo di oggi, non è come il mondo di quel tempo. Non ci sono, non c'è neppure un ritorno alla guerra fredda. Cioè il mondo, proprio questa crisi dimostra, non si spacca più in due blocchi. Non ci sono più blocchi. Ci sono sistemi di alleanze. C'è il sistema di alleanza classico atlantico, ma c'è anche un sistema di alleanza molto forte, assai poco capito, perché anche qui l'informazione è vicina allo zero, che è quello tra Russia e Cina. Russia e Cina sì, sono a un passo da un'alleanza militare. Non la fanno soltanto per una ragione di convenienza politica, di opportunità, perché ci sono paesi che sono amici della Cina e non sono amici della Russia, e viceversa. Il caso più importante è l'India. L'India è una grande amica della Russia, ma è un competitore forte della Cina in campo asiatico. O, che so, paesi dell'est europeo che sono amici della Cina e nemici della Russia. Loro non lo fanno perché così riescono a marciare divisi per colpire uniti. E hanno poi una alleanza di fatto economica e politica assolutamente fortissima. Io ricordo il mio periodo all'ONU, era guidata politicamente dalla Russia, sto parlando di 20 anni fa, la Russia aveva il comando politico rispetto alla Cina, oggi no, oggi diciamo che sono al 50%, ma in gran parte delle situazioni internazionali lavorano di conserva. Il resto del mondo, l'altra grande cosa è il blocco atlantico, ma il resto del mondo si muove con logiche sue e con logiche che sono di sicuro non favorevoli né agli Stati Uniti né all'Unione Europea. La Cina, se c'è un paese, la Cina, quando si parla della Cina, bisogna conoscere di cosa sta parlando. Io stesso ho scritto un sacco di fesserie sulla Cina. Prima di studiare la storia della Cina, la cultura della Cina, l'economia e la vita della Cina. Ecco, quando si approfondisce soltanto un pochettino, si leggono, non so, 3-4 classici sulla Cina, ecco, allora si capisce che cos'è la Cina, meglio di come lo si capisca leggendo il Corriere della Sera, le fesserie che scrive Rampini e altri non esperti. La Cina è il paese che è meno espansionista del mondo. La Cina non ha mai fatto guerre di espansione. I cinesi hanno 5 punti cardinali, i nostri 4, più un altro, che è il centro. È un paese inward looking, che è preoccupato solo e semplicemente di se stesso, di preservare la sua cultura, la sua storia e la sua economia. Quindi è un paese che non ha nessun progetto egemonico rispetto al resto del mondo, è un paese che ha avuto un'immensa espansione economica al punto da superare gli Stati Uniti già da 7 anni, dal punto, se misuriamo il PIL in termini di potere di acquisto, è un paese che ha vinto tutte le guerre che ci sono state fino adesso per non averle fatte, applicando alla lettera i principi della sua filosofia e dei suoi grandi studiosi, è un paese da cui non c'è da aspettarsi nessuna forma di imperialismo,
Quindi proiettare sulla Cina il discorso, anche una certa, un certo meccanicismo sulle teorie del sviluppo sottosviluppo, dell'alternanza ai vertici del mondo. Attenzione a non farsi prendere da questo meccanicismo, per cui il mondo deve essere per forza governato da un paese, e quindi l'Inghilterra, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, l'Italia, l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e adesso la Cina. No, non funziona, ma non funziona per niente. Perché? 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 Vabbè, insomma, adesso il discorso diventerebbe molto lungo, però ripeto, quando si parla di imperialismo cinese, espansionismo cinese, bisogna sapere di che cosa si sta parlando. Oh, poi, discorso militare, questo discorso militare non esiste. C'è un aumento notevole della spesa militare cinese che è del tutto compatibile con l'espansione economica della Cina, con la modernizzazione delle sue forze armate, ma è del tutto difensivo. La politica cinese e la politica militare cinese è una politica di difesa del suo immenso confine territoriale. Nel campo del nucleare la Cina è stata sempre, è una potenza atomica, ma è stata sempre sulla frontiera del no first strike. Tutte le conferenze sul disarmo, i cinesi sono i primi a portare sul piatto il discorso del disarmo e della riduzione degli armamenti nucleari. Non hanno nessuna, nella loro strategia di sicurezza nazionale, non hanno nessuna rilevanza, non attribuiscono nessuna rilevanza speciale alla parte nucleare e non hanno nessuna intenzione di fare la corsa agli armamenti contro nessuno. Anche nei confronti del Giappone e dell'India, attenzione a non prendere per buone le analisi e le informazioni che arrivano qui. L'ex direttore dell'Economist, Elmott, ha scritto un intero libro 15 anni fa, un libro intero sulla crisi, una guerra imminente tra la Cina e l'India. La Cina, la guerra sembrava scoppiata da un momento all'altro. Ecco, tutto c'è stato tranne che questo e tutto ci sarà tranne che questo. Chiunque conosce l'ABC, ricordo quando ero al Parlamento Europeo abbiamo fatto una conferenza promossa dal gruppo liberale in cui la prossima guerra tra Cina e India. Abbiamo invitato i più grandi esperti cinesi e indiani e poi c'erano anche un po' di europei. Gli unici a sostenere la tesi che ci sarebbe stata la guerra erano gli europei, perché sia i cinesi sia gli indiani dicevano: scordatelo, abbiamo una competizione, ma la competizione non abbiamo avuto uno scontro di frontiera a 5.000 metri di altezza, sono morte un paio di migliaia di persone una trentina d'anni fa ed è tutto quello che c'è stato tra di noi e non ci sarà altro, perché i confini della Cina sono stati oggetto di una serie di negoziati diplomatici e trattative di pace che hanno risolto, ne avevano 35, 40, 30 anni fa, hanno risolto tutti eccetto due o tre che conosciamo, insomma. Quindi attenzione quando parliamo di queste cose a sapere di cosa sta parlando. Questo non per dire che il mondo è meno pericoloso di quanto possa sembrare, semplicemente che gli studi migliori che ci sono su questi argomenti sono tutti concordi nel rilevare una grande diminuzione dei conflitti e delle guerre. Abbiamo in tutto il mondo una riduzione degli scontri armati, guerre civili, guerre internazionali e così via, che non si è mai vista nella storia e che secondo me proseguirà anche dopo questa guerra con l'Ucraina, che è una brutta parentesi, ma non credo sia assolutamente né la guerra che fa partire poi le altre guerre, e che non sia neanche un fattore di grandissima destabilizzazione del pianeta, perché per fortuna le forze del progresso, ma anche della pace, la gente, le guerre le fanno popoli affamati, popoli che vogliono aggredire altri popoli, popoli xenofobi, nazionalisti, isterici e così via. Per fortuna oggi popoli di questo genere ce ne sono sempre di meno, ne sono rimasti pochissimi, e questa è la più grande forza sulla quale possiamo contare, perché l'Asia, che è il continente ormai più importante dove vive la maggior parte della gente e così via, ce lo dimostra. 30 anni fa 35, 40 era un campo di battaglia, soprattutto il sud-est asiatico,
è avvenuta una esplosione della pacificazione in Asia, parallela al progresso economico della regione, semplicemente sbalorditiva. Si stanno scrivendo tantissimi libri su questo argomento che sottolineano tutti questa cosiddetta Pax Asiatica. E quando parliamo di Pax Asiatica la mettiamo accanto alla Pax Europea, fino adesso, perché, ripeto, forse molti commentatori italiani non sono d'accordo perché sembrano impazienti di menare le mani, ecco, poi li voglio vedere, ecco, ma questi processi di distensione, di pacificazione regionali e mondiali vanno avanti comunque. Spero soltanto, naturalmente posso sbagliare, spero soltanto che questa guerra non sia l'interruzione di un trend storico e l'inizio di un altro trend. Ma ripeto, per dire che l'inizio di un altro trend e per dire che si interrompe quel trend che io ho delineato, ci vogliono le prove. Ecco, e le prove io ancora non le ho viste, per fortuna. Bene, grazie Pino. Mi pare che questa conclusione sia la più idonea anche a farci dormire sonni tranquilli stanotte, le prossime notti. Visto che, a proposito di paranoia, pare che la malattia si stia estendendo un po' dappertutto. Comunque, veramente è giusto sottolineare, come faceva adesso Pino, il ruolo della Cina. Ricordiamo che domani c'è questa famosa telefonata fra Xi e Biden, dalla quale forse potrebbe uscire fuori qualcosa di positivo. Ricordo anche che oggi mi è arrivata una presa di posizione di Noam Chomsky, che ha detto gli Stati Uniti si devono associare al negoziato, altrimenti non si avrà un risultato positivo. Quindi, collegando questi elementi, possiamo avere qualche motivo di moderato ottimismo. Comunque sulla Cina torneremo, anche sul pensiero giuridico cinese, la dottrina del beneficio condiviso dell'umanità, tutte cose che abbiamo un po' studiato e che probabilmente uno dei prossimi webinar dell'ISI sarà dedicato anche a questi aspetti giuridici, ma anche di altro genere, della presenza cinese, mentre noi, quella europea, si fa ancora desiderare e non si prevede una risurrezione a breve termine dell'Europa. Poi speriamo ovviamente di sbagliarci. Comunque vi ringrazio tutte e tutti per questo scambio che è stato molto proficuo e molto fertile di riflessioni e di approfondimenti. Vi ringrazio ovviamente a nome dell'Istituto Studi Giuridici Internazionali del CNR, oltre che mio personale, e mi auguro di incontrarvi nuovamente presto, insomma. Buona serata, grazie. Grazie a tutti.